Appello Podio Comunicazioni Istituzionali. Buonasera. Prego. A tutti, allora procediamo con l'appello. Renata Tosi, presente. Rosati, presente. Presente. Tonti, presente. Angelini, presente. Pellegrino, presente. Maiolino, non la vedo. Mussoni, presente. Galassi, presente. Pullè, sì, l'ho visto. Pullè, Pullè, eccolo, ha lasciato l'unione, era riuscito, non so. Ok, per il momento è assente. Boschetti, presente. Ok, Baldi, presente. Pedina, presente. Ragni, presente. Ricci, presente. Testa, presente. Bene. Vescovi, non la vedo. Presente. Bene. Toppi, ecco. Presente. Andruccio, presente. Okay. Gambetti, presente. Conti, presente. Del Bianco, presente. Ok. Carbonari, vedo, assente. Ubaldi, assente. Bene, consiglieri, prima di passare alla lettura della... Io sono presente? Sì, sì, sì. Okay. Prima di passare alla lettura dell'interpellanza, consiglieri, vorrei ricordarvi una cosa. Vi arriverà una circolare che vi spiegherà alcune cose sulla gestione delle interpellanze e richieste all'amministrazione. Quindi non, vi prego di attenervi a quella, perché se arriveranno in forma diversa potranno essere accolti come interpellanti o come interrogazioni. Chiaro, consiglieri? Sto a spiegarlo adesso, ma vi arriverà dall'ufficio circolare a tutti voi. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, entrata 19:37. Ora passiamo alle risposte alle interpellanze. La prima risposta viene data al consigliere Imola, a titolo di disuguaglianza e di difficoltà. Prego, assessore. Egregio consigliere, ringraziandola per la tematica sottoposta, le pongo quanto segue. Ai fini di un utilizzo dell'ulteriore credito stanziato dalla Regione Emilia-Romagna per la tematica d'oggetto, è stata approvata apposita scheda distrettuale del Comitato di Distretto nella seduta del 10 agosto 2020 ed inserita nel PA 2020, programma attuativo 2020 del Piano per la Salute e il Benessere Sociale 2018-2020 del Distretto di Riccione. Le azioni previste nella scheda intervento sono quelle contemplate dalla delibera di giunta regionale 695 del 2020, come riportato di seguito nella sintesi. Costituzione di un tavolo di lavoro distrettuale con funzione di consultazione di un'ampia platea di stakeholders pubblici e privati, finalizzato alla raccolta di informazioni e punti di riflessione generati dai diversi punti di osservazione espressi dai partecipanti in relazione all'andamento e alla tenuta del tessuto economico e sociale locale, in vista della costruzione partecipata di proposte di intervento da mettere in campo in coerenza con le azioni indicate a livello regionale. Analisi dei dati e delle proposte raccolte nell'ambito del tavolo di cui al punto 1 e progettazione di un'offerta di interventi da erogare, garantendo la regia del servizio sociale territoriale mediante la collaborazione dei soggetti pubblici e privati presenti nel territorio distrettuale, anche sviluppando forme di partenariato che permettano la valorizzazione di tutte le risorse economiche e sociali di cui è espressione la comunità locale,
secondo una logica di piena integrazione tra servizi ed organizzazioni operanti nei vari ambiti di interesse della vita delle persone, casa, lavoro, salute, socialità, istruzione, eccetera. Attivazione da parte del servizio sociale territoriale, previa valutazione professionale di competenza dell'unità operativa in funzione attiva, di percorsi di presa in carico leggera, caratterizzati da un forte coinvolgimento dei soggetti interessati, progettazione personalizzata e orientata all'empowerment ed interventi di sostegno coerenti con le azioni previste dalla scheda attuativa di intervento regionale numero 40. Azioni di contrasto alle disuguaglianze e alla crisi economico-sociale generatesi in seguito all'epidemia da Covid-19. Grazie. Grazie, professore. La prego, 2 minuti. Sì, ringrazio l'assessore per la risposta, è stata abbastanza esaustiva. Mi auguro che poi effettivamente quello che lei ha citato nella risposta venga poi messo in atto con i crismi che si riferiscono appunto alle disuguaglianze e ad aiutare chi è realmente in difficoltà. Non mi sento di dover dire altro. Grazie. Grazie, consigliere. La prossima risposta viene data al consigliere Gambetti, dall'assessore Santi, a titolo di pubblicità al pronto soccorso di Rizzone. Prego, assessore. Egregio consigliere, in merito all'oggetto le allego la presente la nota inviatami dal presidente dell'Austria Romagna, dottor Tiziano Carradori. Con riferimento all'interrogazione della consigliera Marina Gambetti si fa presente quanto segue. La situazione descritta si inserisce nella problematica nazionale ed internazionale della carenza di medici sul mercato del lavoro, ormai ben nota a tutti, rispetto alla quale la direzione aziendale sta lavorando fin dal suo insediamento per trovare possibili soluzioni. A questo proposito va ribadito in primo luogo che non si tratta di un problema di tagli o risparmi e nemmeno di razionalizzazione delle risorse. Più in generale, anche in seguito ad una programmazione universitaria nazionale del fabbisogno di posti nelle scuole di specialità degli ultimi anni, che ha poco tenuto conto del turnover, con riferimento in particolare al pensionamento della generazione dei baby boomers, vi è notevole carenza di medici in molte specializzazioni. Il settore dell'emergenza urgenza è tra i più interessati da questa scarsità di professionisti, anche in quanto coperto da medici sanitari con eterogeneità di contratti, dipendenti, continuità assistenziale, medici. Gli uffici aziendali con continuità attivano procedure concorsuali per l'assunzione di medici in modo da sostituire i posti vacanti e potenziare la disponibilità di graduatorie da cui attingere. In aggiunta a tale attività di reclutamento per affrontare le situazioni specifiche più urgenti, la direzione sta attivando politiche incentivanti la massima flessibilità tra i colleghi dell'Auslo Romagna in un'ottica solidaristica tra ambiti, in modo che unità mediche di sedi diverse possano andare in ausilio e coprire i turni nelle situazioni più difficoltose. Va in questo senso la lodevole e proficua collaborazione all'ospedale di Rizzone dei professionisti della medicina interna, effettuazione di turni pomeridiani dei cardiologi, disponibilità programmata dalle ore 20 alle ore 24, nei confronti di medici del PS Medicina d'Urgenza, che rappresenta, al di là di una migliore risposta all'utenza, un esempio di integrazione professionale interdisciplinare e professionale importante. Per quanto attiene la sostituzione del direttore dell'unità operativa, attualmente in ferie e prepensionamento sostituito da una collega, la direzione ha già dato mandato di avviare la procedura selettiva con massima priorità. Nel frattempo, poiché in base alla normativa tali procedure richiedono un tempo pari circa 4 mesi per la loro conclusione, si provvederà nei modi e nei tempi previsti dalle normative ad individuare l'unità facente funzione dopo il pensionamento dell'attuale direttore, e cioè a partire dal 1 novembre. Distinti saluti, Tiziano Carradori. Grazie, assessore. Prego, consigliere, 2 minuti, se ritiene. Consigliere Gambetti, non ha attivato il volume. No,
Eccomi. Comunque, grazie Assessore. Quanto descritto dal dottor Carradori è esattamente quello che avevo scritto io nell'interrogazione, cioè la situazione è nota, notissima, i tamponamenti sono stati fatti, c'è l'integrazione con i colleghi della medicina e della cardiologia, questo seppur lodevole non va bene, copre il servizio ma ciascuno deve fare il suo mestiere. Il fatto che venga riferito che è stato attivato l'aiuto dei colleghi degli altri pronto soccorsi dice che non tutti i pronti soccorsi della USL Romagna sono in questa situazione e di questo ne sono certa, non lo è Lugo, non lo è Faenza. Quindi io volevo solo sottoporre al sindaco lo stato vero di emergenza in cui versa il personale medico del nostro pronto soccorso. Mi sarei aspettata, forse è rimasto nella penna, ma non di certo nelle intenzioni, mi sarei aspettata insieme alla lettera del dottor Carradori qualche parola in cui mi si diceva di stare, che i cittadini riccionesi possono stare tranquilli perché il problema è sotto controllo, il problema il sindaco lo conosce e il sindaco farà modo che spiegherà tutte le sue forze per portarlo al tavolo del sindaco, del direttore. L'unica cosa positiva è che è stato attuato il concorso, ma tutte queste cose vedo che al signor sindaco interessano relativamente. Grazie, non sono soddisfatta. Scusa, non ho capito perché nell'alludere. Grazie consigliere. Ora la prossima risposta è al consigliere Vespri, che essendo assente viene data per letta. Quindi andiamo alla risposta al consigliere Gobbi, che risponde all'assessore Ermetti a titolo interrogazione rifiuti. Prego assessore. Buonasera a tutti. Gentile consigliere, in relazione all'interpellanza in oggetto si precisa che in un incontro tenutosi il 22 giugno scorso il gestore ERA SPA ha proposto lo slittamento del passaggio a tariffa puntuale nel 2021 a causa del fatto che, a seguito della proclamazione dello stato di emergenza nazionale per Covid-19, non ha potuto svolgere un adeguato periodo di sperimentazione in condizioni di normalità, soprattutto per quanto attiene il periodo estivo, fortemente compromesso dall'emergenza in atto. Attualmente non sono state ancora assunte determinazioni in merito da parte dell'autorità locale Atersi. Riteniamo tuttavia che la dilatazione dei tempi proposta sia condivisibile. Abbiamo notato che il passaggio alla raccolta porta a porta integrale, pur in un periodo particolare come quello vissuto e che in parte stiamo ancora vivendo, dimostri come certe scelte così importanti per i cittadini e le imprese del nostro territorio debbano essere soppesate con grande attenzione, utilizzando tutti gli strumenti a nostra disposizione. Se stando a disposizione per eventuali chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. Grazie assessore. Consigliere Gobbi, 2 minuti per la replica. Sì, grazie presidente. Ma francamente da questa risposta non ho capito quindi l'amministrazione che posizione ha. Io ribadisco il fatto che vorrei che venisse fatto al più presto possibile il passaggio a tariffa puntuale, perché altri comuni l'hanno fatto e perché ritengo che sia doveroso e necessario nei confronti di tutti i cittadini, anche perché oramai abbiamo implementato la raccolta porta a porta, mi pare anche che funzioni bene, quindi io ritengo che non ci siano motivi per procrastinare queste scelte. Grazie consigliere. La prossima interrogazione a risposta è al consigliere Simone Imola, risponde sempre l'assessore Ermetti a titolo sostenere l'uso della bicicletta. Prego assessore. Grazie presidente. Gentile consigliere, a proposito di quanto richiesto sugli incentivi per l'utilizzo della bicicletta, ricordo che nei tempi necessari il comune di Riccione, tra i primi in regione, ha già pubblicato l'avviso con le relative modalità di accesso al bonus in oggetto con determina numero 1310 del 14 ottobre 2020.
attuazione progetto Bike to Work, acquisto biciclette o altri mezzi a propulsione prevalentemente elettrica. Adesso, restando a disposizione per eventuali chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. Grazie assessore. Consigliere, prego, 2 minuti. Sì, la ringrazio per la risposta. Chiaramente ha citato una determina del metà ottobre. Io l'interpellanza l'avevo posta a fine settembre, in quanto ancora non si sapeva nulla, non era una critica, era solo una richiesta di chiarimenti circa appunto la destinazione di questi fondi per il Bike to Work, che poi chiaramente è avvenuta nei tempi successivi. Grazie. Grazie consigliere. L'ultima interrogazione risponde sempre l'assessore Ermetti, come sempre in grande spolvero, al consigliere Gobbi Simone, a titolo interrogazione scuola. Gentile consigliere, si informa innanzitutto che il plesso scolastico di Via Ionio non ospita classi della scuola elementare di Via Capri, ma aule della scuola panoramica, dove attualmente sono in corso i lavori di nuova costruzione, e che con i lavori di ampliamento in corso presso la scuola di Via Capri verranno realizzate 10 nuove aule, una mensa ed una palestra, che soddisferanno tutte le esigenze del plesso scolastico. Ricordo che invece le legislature precedenti alla nostra, il suo partito ha sempre bocciato investimenti che promuovevano l'ampliamento della scuola. Per quanto concerne il cablaggio della scuola in oggetto, premesso che il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, deve garantire all'edificio scolastico la connettività e non il cablaggio strutturato delle aule, tuttavia, presso il plesso di Via Capri, sviluppato su 2 piani, sono presenti un armadio di rete per piano, 4 access point wifi per piano, numero 3 classi al piano terra con 2 prese dati ciascuna, 5 classi al primo piano con 2 prese dati ciascuna. Si specifica inoltre che le prese dati sono state realizzate con interventi successivi da parte del Comune, mentre gli access point sono stati installati direttamente dalla scuola. La rete fibra è attiva ed è fornita da Lepida SPA. Le richieste pervenute da Lici Zappalloni sono state valutate ed accolte all'interno di appositi incontri e nelle conferenze dei servizi prevista nel piano scuola 2020-2021, tenuta nelle date del 5 agosto 2020 e del 9 settembre 2020. Grazie. Grazie assessore, prego consigliere, 2 minuti per la replica. Sì, io ringrazio l'assessore per le sue risposte. È chiaro che sarò soddisfatto solo quando vedrò che le richieste che gli istituti di plessi scolastici hanno fatto verranno effettivamente implementate, perché mi risulta che ancora queste problematiche alle scuole ci sono e stanno dando notevoli problemi alle famiglie, perché ovviamente problemi sono degli studenti stessi. Grazie consigliere. Essendo esaurite le risposte, passiamo alla presentazione di nuove interrogazioni. La prima interrogazione è stata presentata dal consigliere Simone Imola, ad oggetto modifico regolamento liquida IMU per situazione pandemia. Prego consigliere, 5 minuti di tempo. Grazie presidente. Allora, il titolo è modifica regolamento aliquota IMU per situazione pandemia. Il regolamento di istituzione dell'imposta IMU del Comune di Riccione prevede diverse aliquote. In particolare le diverse aliquote sono applicate proporzionalmente ad un coefficiente che è massimo per i locali vuoti, il valore del coefficiente è 10,6, mentre è ridotto per gli immobili commerciali occupati da proprietari o affittuari. Condivido in toto la ratio del regolamento, che è volto a disincentivare i proprietari di immobili a tenere sfitti e quindi di conseguenza a diminuire la quota di affitto in zone dove le pretese troppo elevate non favorirebbero il commercio. Detto questo però, oggi a causa dei problemi legati dalla diffusione della pandemia, la situazione è leggermente diversa. Infatti, essendo il commercio uno dei settori più colpiti, purtroppo è calata anche la domanda. La riduzione di questa domanda di attività in cerca di locazione fa sì che alcuni titolari di immobili, quindi non tutti, faccio riferimento ad alcuni appunto, ad uso commerciale possano trovarsi in difficoltà. Infatti chi prima faceva affidamento su un'entrata come l'affitto ora si trova
senza più un'entrata, quindi senza più l'affitto, e allo stesso tempo si trova con un'aliquota IMU più elevata. Chiaramente, come ho detto, non per tutti vale la stessa situazione. Richiedo e consiglio, con questa interpellanza, all'amministrazione comunale una modifica al regolamento con l'introduzione di una norma transitoria che eviti l'aumento dell'aliquota IMU per il solo anno 2021 o eventualmente per il protrarsi della pandemia per i titolari di immobili sfitti o non occupati che hanno avuto disdetta d'affitto nel corso dell'anno 2020. Grazie. Grazie consigliere. La prossima interrogazione è del consigliere Simone Gobbi a titolo scadenza Tari. Consigliere, prego, 5 minuti. A destra. Eh? Ha saltato il muro. Vai. È saltato il muro. Dillo Carlo, si vede. Carlo, si spegne il microfono. Per... Prego, consigliere Gobbi. Sì, grazie presidente. Allora, la mia interrogazione ha per oggetto fondamentalmente il bilancio, che poi andremo a discutere questa sera. Intanto chiedo se è stato previsto il posticipo della scadenza Tari, che ahimè siamo sotto data, ma è previsto per il 30 di novembre. E vorrei capire, in caso che non fosse stato prorogata questa scadenza, i motivi di tale diniego, visto che tra l'altro in questo periodo di emergenza sanitaria sia a livello statale, governativo, ma anche regionale e comunale, tantissimi enti stanno prorogando varie scadenze fiscali, notizie anche di oggi mi pare di altri adempimenti fiscali che sono stati rinviati. E sempre riferimento all'entrata di bilancio, chiedo anche per quale motivo le risorse che sono state assegnate al Comune di Riccione dal Ministero per essere stati zona rossa, e mi riferisco alle risorse aggiuntive, circa 1,2 milioni, non siano ancora state destinate a bilancio in favore del disagio economico-sociale che ha colpito sia i cittadini nostri riccionesi che l'attività appunto del nostro territorio. Tra l'altro questa cosa è anche specificata e raccomandata dal Ministero stesso, per cui io mi aspetto che queste risorse vengano al più presto messe a disposizione della nostra cittadinanza, perché non c'è bisogno che stia a dire qual è il problema abbastanza critico che stanno passando i nostri concittadini. Grazie presidente. Grazie consigliere. La prossima interrogazione è del consigliere Del Bianco Andrea a titolo Laghetto, Parco della Resistenza. Prego consigliere, 5 sì. minuti. Buonasera a tutti intanto. Ma sono un'interrogazione, se è possibile io le leggerei insieme, però veda lei presidente, mi dica, io l'avevo presentata in un unico documento, però se vuole le leggo anche separate. Insomma, un attimo solo, scusate. Chiediamo cortesemente come gruppo consigliare, in seguito a decine di segnalazioni pervenute dai cittadini negli ultimi mesi, lumi ed indicazioni circa lo stato in cui versano due interventi di manutenzione e o riqualificazione relativi ai seguenti siti, particolarmente attenzionati dalla cittadinanza tutta. Trattiamo del laghetto artificiale all'interno del Parco della Resistenza. Non sto a leggere esattamente quello che era inserito nell'interrogazione, ma la cittadinanza vuole capire quando, come, in che tempi e con quali risorse, eventualmente ancora necessarie, si definiranno i lavori di ripristino, insomma, del decoro, della fruibilità del laghetto artificiale, che pare che sia caro ai riccionesi e non solo, perché riceviamo tantissime segnalazioni di chi fruisce il parco. E poi mi fermo qua, perché io avevo presentato, come l'ho detto presidente, un'interrogazione che ne comprendeva due, eventualmente il secondo punto lo leggo dopo, mi dica lei. Consigliere, lei ha tempo due interrogazioni e per poter fare la sua attività politica, se la vuole concludere tutta in questo tempo qui, vada avanti ancora tre minuti. Sì,
Perché in realtà sono molto sintetici i punti, cioè dopo tante polemiche, battibecchi e sinceramente questioni non risolte circa questo intervento, circa quello invece che interessa la pista ciclabile che sostanzialmente corre fra il Rio Melo e il parco, scusatemi, fra il Rio Melo e il cimitero vecchio. E perché praticamente a ridosso il terreno era stato interessato da una frana nei mesi scorsi, anzi avevamo fatto all'uopo anche una question time, se non ricordo male, circa la necessità di mettere mano e quindi di mettere in sicurezza preventiva il percorso. Siccome diversi cittadini ci chiedono a che punto sono questi lavori, se sono stati iniziati, se eventualmente quando saranno in quel caso ultimati le risorse previste per il ripristino. Grazie. Grazie consigliere De Bianco. A questo punto concludiamo con il consigliere Gobbi Simone che ha la sua ultima interrogazione a titolo rette scolastiche. Prego consigliere. Grazie di nuovo presidente. Sì, allora questa interrogazione nasce dal fatto che la situazione pandemica purtroppo ha reso problematica la situazione di diverse famiglie. Mi spiego meglio, per quanto riguarda le scuole materne, e mi è stato segnalato da tantissimi genitori che loro malgrado non hanno potuto mandare i figli appunto alla scuola materna perché intere sezioni sono state addirittura chiuse, vuoi per l'isolamento preventivo dovuto a casi di Covid all'interno della classe, vuoi perché in alcuni casi addirittura ci sono le maestre stesse ad essere state contagiate. Fatto sta che molte famiglie hanno dovuto tenere i bambini a casa per determinati periodi di tempo e probabilmente questa emergenza non è nemmeno finita. Per cui io credo e chiedo fermamente all'amministrazione comunale che azzeri o comunque riduca significativamente per il periodo in cui i bambini non sono stati presenti all'asilo le rette scolastiche, dato che le stesse famiglie non hanno potuto usufruire dei benefici dovendo tenere a casa i bimbi. Io mi auguro che su questa questione assolutamente vengano ridotte le rette, non sono tra l'altro in questo periodo storico per alcune famiglie non è neanche di poco conto il peso economico di queste rette, quindi mi auguro e chiedo come il Comune intende intervenire per far fronte a questa esigenza e a questo problema. Grazie. Grazie consigliere Crocchi. Essendo finite le interrogazioni quindi preliminari di consiglio, passiamo alle pratiche che avevamo all'ordine del giorno. Come decisione della conferenza di capigruppo, la salvaguardia e il consolidato saranno un'unica discussione con tempi contingentati, normali, e se qualcuno sfora quei tempi, avevamo detto non stiamo lì col fucile spianato, anche perché siete online non riuscirai a prendervi, quindi possiamo iniziare la discussione. Ora la presentazione quindi è unica, perché la discussione è unica, anche se la votazione sarà diversa. Prego assessore Santi. Buonasera presidente, buonasera a tutti. Quindi presentazione unica dei due argomenti. Allora, salvaguardia degli equilibri di bilancio, come sapete ogni anno la normativa ci impone di portarla entro luglio e visti i fatti che conosciamo della pandemia e dell'emergenza sanitaria, il termine è stato prorogato al 30 di novembre. E con questo atto noi accertiamo la situazione finanziaria del Comune che riguarda naturalmente il discorso dei residui attivi e passivi, che riguarda i fondi crediti, che riguarda tutti i principi di solidità finanziaria che il Comune deve adempiere. I revisori hanno dato un giudizio lusinghiero e positivo a questo atto ricognitivo. Insieme a questo atto presentiamo l'ultima variazione di bilancio per il 2020 che tiene conto di alcune entrate che sono arrivate soprattutto per il discorso dell'emergenza
sanitaria per l'emergenza Covid e che portano quindi a degli interventi da parte dell'amministrazione su diciamo molti settori, e quelli principali secondo me sono gli investimenti pubblici, perché attraverso questa variazione veramente diamo ancora più linfa, ancora più sostanza ad alcuni interventi fondamentali. Penso alla realizzazione della ciclabile della rotonda nella zona di via da Verassano, penso alla realizzazione completa della rotonda di via Le Formia, penso al buon vicinato e penso alla progettazione di due opere fondamentali come la riqualificazione dell'ex mattatoio e il nuovo viale Venezia. Penso all'anticipo, ad esempio, della realizzazione di una parte dell'ultimo tratto del lungomare, cosiddetto lungomare Goethe. Penso all'anticipo della realizzazione della palestra di via Ionio. Quindi sono interventi per noi fondamentali. Insieme a questi ci sono delle voci che riguardano dei contributi per la solidarietà, per non far mancare nulla, diciamo, ai nostri cittadini. Adesso sono stati inseriti intanto una parte, insomma, dei fondi, ma non faremo mancare un aiuto, un sostegno alle situazioni di fragilità come abbiamo fatto in questi ultimi mesi. E poi altri interventi spalmati un po' nei vari settori che ci portano a dire che questo bilancio continua a realizzare quello che ci siamo detti, quindi grande linfa ai settori fondamentali per la città di Rizzone, mantenendo i conti in ordine e soprattutto riuscendo, come abbiamo fatto anche nelle variazioni precedenti, a diminuire alcune imposte ed andare incontro a situazioni di sofferenza. Ripeto, abbiamo comunque la possibilità e la disponibilità per fare altro qualora ce ne fosse l'esigenza, quindi l'amministrazione c'è nelle fragilità che oggi sono presenti, c'è in una situazione sicuramente difficile e ci siamo, e ripeto, avere un bilancio in ordine, un bilancio virtuoso ci dà la possibilità anche di intervenire in caso di problematiche. Quindi vi chiedo questa sera un voto favorevole, ringrazio anche i membri della giunta, i consiglieri e i dirigenti, e vi dico che siamo già all'opera per la redazione del nuovo bilancio di previsione 2021-2023, quindi come sapete ci sono i 3 anni, non il bilancio, e contiamo insomma entro la fine di quest'anno di portare a compimento la pratica virtuosa di approvare il bilancio per l'anno successivo entro l'anno uscente. Per quanto riguarda il bilancio consolidato invece, fotografa la situazione dei bilanci del Comune di Rizzone, delle partecipate principali per l'anno 2019, quindi non c'entra niente l'anno in corso. Questi sono dati, una fotografia di dati che si riferisce all'anno 2019, come è stato detto anche in commissione, come è riportato anche nei documenti che sono stati prodotti. La situazione è positiva, badate bene che i 7 milioni di euro di utile che riguardano soprattutto il Comune di Rizzone sono utili prima degli accantonamenti che poi sono previsti per legge per i vari fondi, il fondo crediti, il fondo contenzioso e altri fondi, fondo avvocatura, sono tutti fondi che per legge vanno alimentati, il fondo di riserva, che vanno alimentati ogni anno. Quindi alla fine nel 2019, come avevate trovato negli equilibri finanziari, avevamo avuto un avanzo di 477 mila euro che avevamo inserito, come abbiamo detto, nelle variazioni precedenti per dare un po' il nostro contributo al sostegno, diciamo, contro questa crisi. I dati sono positivi, soprattutto per le nostre 3 partecipate principali, che sono SIS, GEAT e Newpla Rizzone. In particolare di GEAT apprezziamo il fatto che con la gestione caratteristica abbia chiuso con un utile, quindi non abbia avuto bisogno di proventi finanziari, cioè di cedole, di dividendi, per chiudere in utile, ma la scelta che abbiamo fatto di renderla sempre più una multi utility e di darle sempre più servizi sta funzionando e la sta rafforzando. Poi abbiamo dei dubbi, delle perplessità su alcune società che intendiamo dismettere e per cui la procedura di dismissione è in corso anche a livello legale,
che sono PMR, che sono AMIR e START, e nei documenti che vi sono stati dati nell'allegato B ci sono anche le informazioni che poi riporteremo anche nel prossimo atto ricognitorio delle partecipate che andremo a discutere ad approvare entro la fine dell'anno. Vi chiedo anche qui un voto favorevole, grazie. Grazie Assessore. A questo punto apriamo la lista degli interventi. Il velocissimo Pier Giorgio Ricci si è già prenotato per l'intervento. Chi si vuole prenotare, consiglieri, come avevo già accennato prima, discussione unica su entrambi i punti, si prenota scrivendolo in chat. Ora cediamo la parola al consigliere Ricci. Prego consigliere, è l'intervento principale immagino. Sì, senz'altro. Senz'altro. Quindi proviamo a presentare i due programmi all'ordine del giorno. Questa sera ci accingiamo a deliberare la salvaguardia degli equilibri di bilancio e l'assestamento di bilancio che attua una verifica generale di tutte le voci di entrata ed uscita al fine di assicurarne il mantenimento del pareggio. Come variazioni di bilancio apportate, che si sono rese necessarie a seguito anche delle assegnazioni statali e regionali non previste nel bilancio di previsione, sia il pareggio finanziario che gli equilibri di bilancio sono pienamente rispettati ai sensi della copertura delle spese correnti e del finanziamento degli investimenti. Oltre 9 milioni sono le minori entrate a seguito della pandemia e per la maggior parte sono state compensate dallo Stato e dalla Regione e dalle spese chiaramente inferiori, come ad esempio le quote dei mutui, cui è stata concessa la moratoria, eccetto i BOC risalenti al dirigente precedente, per cui non è stato possibile sospendere la rata, quindi beneficiare di circa 3 milioni di euro in più. Tra le variazioni positive di parte corrente, segnaliamo tra le entrate più significative 1.204.000 euro di trasferimenti statali, comprensivi per la riduzione del gettito d'imposta di soggiorno, 1.231.000 di fondo statale per comuni danneggiati dall'emergenza sanitaria, le cosiddette zone rosse, 1.492.000 euro di fondo statale per esercizio e funzioni fondamentali, 1.011.000 di contributi e fondi regionali che comprendono iniziative turistiche per la non autosufficienza, per le barriere architettoniche e i piani di zona. 650.000 euro sono giunte per le maggiori entrate dalle imposte di soggiorno sul previsionale di 1.800.000. La tassa di soggiorno andrà a finanziare in parte nominari in città. 658.000 euro di maggiori entrate di proventi da parcheggi e parcometri, 170.000 in più di oneri di urbanizzazione destinati ad interventi di manutenzione sul patrimonio. Tra le spese correnti, oltre a quelle utilizzate dai trasferimenti statali e regionali, abbiamo 526.000 euro per la raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti da parte di ERA, 500.000 euro per organizzazione di eventi, iniziative turistiche e promozionali. I dati rappresentati recano i pareri favorevoli della dirigente responsabile dei servizi finanziari e dell'organo di revisione dei conti e pertanto i dati sono confermati e corrispondenti al reale svolgimento delle decisioni deliberate. Questa consapevolezza consente agli amministratori di poter predisporre successivamente con sicurezza il bilancio di previsione per l'anno 2021, che siamo certi sarà un piano vincolato a progetti realistici e fattibili. Prendo un po' di respiro. Siamo ora nel mese di novembre e l'amministrazione sta proseguendo la programmazione di quanto previsto al momento dell'elezione del 2017. Sul fronte degli investimenti, infatti, in corso del 2020 annoveriamo la rotonda di Viale Formia, la messa in sicurezza del sottopassaggio di Viale da Verazzano e rotonda. Il finanziamento aggiuntivo per un vicinato di San Lorenzo,
a Sala del Quartiere di Fontanerno, il progetto di riqualificazione ex mattatoio, anticipo dell'intervento su lungomare Goethe nella zona del Piazzale Moro, la palestra di via Ionio e maggiori spese che il Comune ha sostenuto per la gestione delle spiagge libere durante la pandemia, 140.000 euro stanziati per la progettazione dell'ex mattatoio e anche in fondo da me anche perseguita il nuovo Viale Venezia. L'amministrazione desidera realizzare una città attraente e vivibile sia per i turisti che per i residenti e pertanto vuole affiancare gli investimenti del comparto privato e investimenti pubblici per completare la nuova città che ha in mente. E questa è la sfida che rimane da cogliere nell'ultima parte della legislatura. È questo che i cittadini si attendono e particolarmente su questo valuteranno il lavoro svolto alla fine dei 5 anni di governo. Segnali concreti di quella volontà sono nel programma triennale dei lavori pubblici, approvato dalla Giunta Comunale, che prevede per il 2021 13 milioni di euro di investimenti in opere pubbliche. E allora si lavorerà prioritariamente per la riqualificazione del porto e sarà l'anno del completamento del restyling del sottopasso in Viale Ceccarini, della realizzazione del Museo del Territorio, del prolungamento e risagomatura del Viale 19 Ottobre, della riqualificazione di Viale San Martino, del restyling della passeggiata Goethe da Piazzale Azzarita a Rio Marano, la riqualificazione del Teatro Spazio Tondelli, più le varie manutenzioni straordinarie dei quartieri e degli impianti sportivi. È un programma consistente, considerevole, che richiederà tutto l'impegno possibile da parte dell'amministrazione, che realizzandolo potrà presentarsi davanti agli elettori con i tanti interventi effettuati che cambieranno e innoveranno positivamente e significativamente Riccione. Ora passiamo al bilancio consolidato. La redazione del bilancio consolidato ha lo scopo di ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie degli enti e delle società che fanno capo al Comune di Riccione e che costituiscono il gruppo di amministrazione pubblica del Comune di Riccione. Fanno parte del bilancio consolidato 3 controllate. GEAT, posseduta al 98,11% con un risultato di esercizio di euro 3.694.000, determinato in gran parte da una plusvalenza di circa 3 milioni frutto della cessione di parte del pacchetto azionario detenuto presso la società ERA. A parte i dividendi, GEAT ha chiuso per la prima volta, con un utile della gestione caratteristica. Questo è importante perché sta diventando una multi-utility su cui si sta investendo e affidando in futuro nuovi servizi. Si potrà così sostenere con le proprie gambe senza bisogno di proventi straordinari. La seconda controllata è New Palace, posseduta al 78,84% con un risultato esercizio di 176.000 euro. Poi abbiamo ancora la SIS al 45,64%, risultato esercizio di euro 56.000. Le altre società sono delle partecipate con minore percentuale e minore incidenza, come l'Acer Romagna Acque, Agenzia Mobilità Romagnola, AMR, poi PMR, Patrimonio e Mobilità, Provincia di Rimini, Aspes, Start Romagna e Rapida. Le tre partecipate, AMR, PMR e START, che si occupano di trasporti e mobilità, presentano bilanci in difficoltà ed è messa in discussione la loro gestione. Abbiamo in memoria delle difficoltà incontrate dal Metromare, dalla sua inaugurazione con mezzi di trasporto provvisori, ai ritardi nella consegna degli autobus, ai tempi dovuti per la loro certificazione. E inoltre la delusione per la mancata risposta dei passeggeri rispetto alle previsioni fatte. Tutto questo ha comportato un conto economico volto al rosso, con cifre che poi andranno coperte da interventi dei associati. Il trasporto pubblico ben fatto e gestito dovrebbe essere un obiettivo primario per le amministrazioni pubbliche, al fine di rendere un servizio d'aiuto per tante persone, dagli studenti agli anziani ai lavoratori.
I dati del bilancio consolidato 2019 presentano un risultato esercizio positivo di 7.467.000 euro rispetto ai 6.708.000 del 2018, con una disponibilità liquida di 19.045.000, di cui 10.530.000 in depositi bancari e postali e 8.508.000 come giacenze di tesoreria. Il bilancio consolidato che oggi deliberiamo certifica che si è raggiunto un ottimo risultato di efficientamento grazie al lavoro costante dell'amministrazione. Il risultato ottenuto ha permesso di affrontare questa terribile pandemia con i conti in ordine e senza farsi cogliere di sorpresa. L'organo di revisione chiude la sua relazione con le seguenti parole. Il bilancio consolidato del Comune di Riccione rappresenta in modo veritiero e corretto la reale consistenza economica, patrimoniale e finanziaria dell'intero gruppo di amministrazione pubblica ed esprime quindi il giudizio favorevole alla proposta di delibera consigliare concernente il bilancio consolidato. Vorrei fare un ringraziamento per l'ottimo lavoro svolto dall'assessore bilancio Luigi Santi e della dottoressa Cinzia Farinelli, dirigente del settore servizi finanziari, e dal suo staff, che si qualifica sempre puntualmente per la sua professionalità. Un grazie all'organo di revisione per la loro attenta attività di controllo e per i pareri favorevoli sulle proposte di deliberazione in oggetto. Io avrei finito. Grazie. Grazie, consigliere Ricci. Ci sono altri interventi? Non siamo ci altri interventi, mettiamo tutti. Non essendoci altri interventi, eccoli, fate melina, consiglieri. Consigliere Andruccioli, prego, l'intervento principale. Attento al microfono. Consigliere Andruccioli non ha. Prego, 10 minuti. Grazie, presidente. Non mi dilungo sulla parte tecnica perché chiaramente io voglio sempre ribadirlo che il fatto di avere conti in ordine è un obbligo di legge per gli enti locali, quindi gli equilibri di bilancio se non fossero raggiunti scatterebbero delle conseguenze immediate per l'amministrazione comunale e per anche gli organi elettivi. Quindi chiaramente detto questo, che è una condizione essenziale per poi fare una discussione politica invece su quelli che sono i contenuti dell'azione amministrativa portata avanti dal nostro comune. E in questo anno, come gruppo consigliere del PD, ci siamo sempre comunque mostrati propositivi, tant'è che le variazioni di bilancio precedenti ci siamo comunque sempre astenuti, perché chiaramente in un anno di emergenza, quando non sapevamo ancora i saldi relativi ai mancati introiti tributari e a quanto sarebbe poi arrivato come ristoro dal governo e dalla regione, chiedeva sicuramente un'assunzione di responsabilità e di realismo. Oggigiorno, approvando questa pratica, comunque il Consiglio Comunale ha una visione chiaramente più cristallizzata di quello che è avvenuto. E allora alcune riflessioni secondo me sono importanti fare. In particolare, da quello che insomma si è appreso, grazie insomma ai trasferimenti che sono poi arrivati da Stato e Regione, grazie all'andamento delle entrate tributarie che comunque non ha subito dei decrementi così importanti come magari si temeva, grazie anche alla possibilità di aver potuto rinegoziare i mutui, diciamo che il nostro comune non ha subito un danno dal punto di vista finanziario importante, tale da discostarsi dagli obiettivi che si erano prefissati. Questo però ci impone un'ulteriore riflessione. Io mi chiedo perché, di fronte al fatto che non abbiamo avuto
oggi andiamo, come dirlo, voi andrete a votare positivamente questa pratica, i colleghi della maggioranza, e quindi andranno a certificare che non ci sono avuti questi ammanchi così importanti e che i ristori sono stati sufficienti e adeguati, mi chiedo perché oggi con la variazione di bilancio si vanno ad esempio ad accantonare in un fondo 1.100.000 del 1.232.000 che arrivano per, diciamo, il fatto di essere stati comuni in una provincia della zona rossa. Ricordo che quando quei fondi furono messi in dubbio ci fu una levata dei sindaci di tutta la provincia, chiaramente è anche ragione, perché chiaramente il nostro territorio ha chiaramente avuto un danno dall'essere dentro la zona rossa, e il danno si è avuto su più fronti, chiaramente. E quindi mi chiedo perché oggi questa amministrazione non è in grado di prevedere come spenderà quei soldi. Io penso che si è avuto contezza che quei soldi arrivassero, l'amministrazione comunale avrebbe dovuto essere in prima linea nel delineare ulteriori interventi a favore di tutte le categorie che sono state colpite in maniera più grave dall'emergenza Covid, le famiglie, alcune attività economiche, professionisti, artigiani. Penso che alcune misure che erano state prese in maniera cautelativa con minori importi potevano essere incrementate. Mi riferisco ad esempio alla riduzione ulteriore della Tari, che poteva essere fatta sia per le famiglie che per le attività economiche che erano state più danneggiate, l'incremento di buoni spesa per le famiglie che magari avevano visto persone essere poste in cassa integrazione, quindi comunque con una riduzione della capacità di reddito, professionisti ugualmente che magari avevano avuto difficoltà adeguati in quel periodo. Ecco, io mi sarei aspettato oggi che il Consiglio non andasse ad approvare un accantonamento di 1.100.000. Mi sarei aspettato, visto che le condizioni lo permettevano, che quei soldi fossero spesi bene, subito, in questa direzione, come hanno fatto tante altre amministrazioni di tutti i colori politici, per cui non è che io ne faccio una questione di destra o di sinistra, ne faccio una questione di opportunità. Secondo me la scelta di accantonarli oggi è la scelta sbagliata, ed è nota anche, secondo me, la scarsa attenzione di questa amministrazione nell'avere chiaro il quadro degli interventi prioritari. Anche perché, se non sbaglio, quando c'è stato di organizzare il Natale, voglio dire, 500.000 euro, 500.000 di euro per abbellire la città, molto solerti e bravi nell'organizzare questa cosa. Quindi mi chiedo, come mai non c'è stata la stessa solerzia per le altre cose? Secondo me è un fatto grave, è una variazione di bilancio che, così come proposta, non può, secondo me, essere accolta positivamente. Lo dicono i numeri. Io capisco che magari, per fortuna, viviamo in una città dove la maggioranza delle persone sta bene, è una situazione economica dignitosa. Capisco che è molto più appariscente parlare del Natale, che andremo avanti e quant'altro, però c'è anche una magari parte minoritaria della popolazione che invece soffre, che magari avrebbe bisogno subito che questa amministrazione avesse messo in campo delle iniziative ulteriori, visto che le condizioni finanziarie dell'ente lo permetterebbero. E questo invece non avviene. È una cosa grave, a mio avviso. L'altro passaggio che volevo fare, relativamente alla parte del bilancio consolidato, anche qui veramente andiamo a recepire
l'insieme dei bilanci delle varie partecipate del risultato economico del gruppo Comune di Rizzone e il risultato finale, insomma, ha un segno più. Questo vuol dire, chiaramente può essere positivo. Io però non condivido alcune scelte che sono state fatte da questa amministrazione rispetto alla gestione delle, specialmente della partecipata che dipende l'assessore ha decantato le scelte che sono state fatte e il risultato di bilancio. Io invece penso che le scelte industriali che questa amministrazione ha voluto porre in essere per quella società siano profondamente sbagliate e penso che nel futuro non produrranno effetti positivi né per la società stessa né per i cittadini che devono fruire dei servizi che questa società svolge. In particolare mi rivolgo anche alla scelta di aver portato dentro GEAT la gestione degli alloggi popolari, una scelta sbagliata perché c'era una società di territorio sistemica che lo faceva, che lo fa bene. E penso anche che siano arrivate voi, al di là di quello che si decanta in questo consesso, le critiche e le lamentele dei cittadini che hanno visto comunque una diminuzione della qualità del servizio. Io non ne faccio una colpa a GEAT, perché non si può improvvisarsi a fare un lavoro che non si conosce. Questo vale per tutti i lavori, vale per tutte le persone, e quindi penso che era una scelta sbagliata, una scelta che tra l'altro testimonia anche qual è l'intendimento di questa amministrazione, comunque di uscire da un sistema territoriale, di fare sempre la voce fuori dal coro, che è sbagliato, non serve a nulla. Serve, assolutamente serve, quando si notano delle criticità, si hanno delle proposte, stare nei tavoli, fare le proprie proposte e quant'altro. Alzarsi sbattere la porta e uscire dalle società non serve, anche perché svolgono servizi che non svolgerebbero mai, perché sono servizi che non potranno, alcuni servizi non potranno mai essere inutili. Se voi domani, se noi domani facessimo la società che gestisce gli asili nido, ad esempio, un privato da solo non lo farebbe mai, perché è una società in perdita. Allora cosa facciamo? Chiudiamo gli asili nido perché perché non producono utili? Ci sono servizi che strutturalmente non possono produrre utili. Se ci sono criticità nella gestione, vanno magari fatte emergere, va approntato un discorso diverso. Ma non assolutamente va fatto come fa questa amministrazione, di essere sempre distruttiva delle relazioni che invece occorrono nel territorio, ma non nell'interesse della politica, occorrono nell'interesse dei cittadini. Io ecco, mi auguro che ci sia un cambiamento di rotta, ma non penso ci sia. Sono d'accordo con il collega Ricci, lui della maggioranza, che dice che saranno i cittadini a dover valutare chiaramente l'operato dell'amministrazione, e io mi auguro che siano attenti nel valutare l'operato di questa amministrazione, perché secondo me è carente e non porta risultato. Sul piano delle opere pubbliche, sinceramente, non ho visto quell'impegno, quella capacità concreta di dare una visione di futuro vera a questa città. Abbiamo bisogno di ricominciare a riprogettare la Rizzone che deve essere una Rizzone che è in grado di portare tutti nel domani, e le vostre scelte secondo me non lo fanno. Grazie, scusate il lungo rispetto al tempo. Grazie Presidente. Grazie Consigliere. Ora si era prenotato il Consigliere Ragni. Prego Consigliere, l'intervento principale. Sì, buonasera, l'intervento principale. Vi ho perso. È una voce normale questa sera, perfetto. Vi ho perso, aspetta un attimo. Aspetta un attimo per piacere. Eccoci, mi sentite? Mi senti? Bene. Sì, prego consigliere, vada pure. Grazie mille. C'era da approvare l'ultima variazione di bilancio nelle pieghe della salvaguardia degli equilibri di bilancio 2020-2022.
Il 2020 è un anno da dimenticare, un anno che ci ha ferito profondamente negli affetti e soprattutto nell'anima. Un anno che ha stravolto l'economia del nostro paese, mandando all'aria le aspettative, i progetti, i sogni di ognuno di noi. La prima ondata del Covid-19 ci ha colpiti alle spalle ed il governo centrale si è comportato come poteva. Ma questa seconda ondata andava gestita diversamente e sicuramente meglio, senza lasciare l'intera nazione nel balletto delle incertezze, senza farci più vivere nella paura dei nostri comportamenti. Nonostante tutto ciò, volevo con forza affermare che questa amministrazione non ha debiti fuori bilancio. I fondi di credito e gli accantonamenti sono corretti, tanto da ricevere da parte dei sindaci revisori la completa approvazione. Le variazioni riguardano investimenti, le maggiori entrate della tassa di soggiorno e del ristoro della zona rossa della nostra provincia, che utilizzeremo secondo le necessità dei nostri cittadini, a cui non faremo mancare il nostro sostegno. Abbiamo fermamente voluto, utilizzando una parte della tassa di soggiorno, illuminare il Natale di Riccione. Avevamo due strade davanti, quella di lasciare nel buio tutti e non impegnare i fondi della tassa di soggiorno pagata dai turisti a sostegno dell'economia portante della città, oppure non rinunciare al domani, a fare del nostro meglio con sobrietà e rispetto della salute di tutti. Il Natale di oggi è un investimento sull'estate di domani. Sottolineo il Natale di Riccione, non solo il centro, ma tutta la città, anche per rispondere a chi sta facendo della propaganda un po' anche becera, e vuole spegnere la città, continuando a distogliere la realtà e facendo credere che l'investimento riguarda solo una parte di Riccione. Per fortuna la città ha capito e sostiene questa scelta. Dettagliando le variazioni al bilancio 2020, sono stati investiti fondi per la rotatoria di Viale Formia, la messa in sicurezza del sottopasso di via da Giovanni da Verazzano e relativa rotatoria, un aggiuntivo per il buon vicinato di San Lorenzo, per la sala di quartiere di Fontanelle, per il nuovo viale Venezia, per il progetto di riqualificazione dell'ex matatoio, per la passeggiata Goethe nel tratto di Piazzale Aldomoro, per la palestra di Viale Ionio e per le maggiori spese sostenute dal Comune per la gestione delle spiagge libere in tempo di Covid. Per quanto riguarda il consolidato 2019, con grande soddisfazione certifichiamo un utile di 7.467.000 euro. Questo buon risultato è frutto del bilancio positivo del nostro comune e delle chiusure in attivo delle partecipate, di quelle partecipate ove l'ente pubblico detiene quote di maggioranza o quote di congrua percentuale. Mi riferisco a GEAT, New Palace, Gogressi e SIS. In particolare GEAT, come è anche stato detto dal collega Ricci, grazie a questa amministrazione è diventata una vera e propria multi-utility in grado anche di chiudere in bilancio in attivo senza aiuti da proventi finanziari. Per quanto riguarda le partecipate minori, PMR, START e AMIR, il comunicato e le parole dell'assessore al bilancio Luigi Santi ci trovano pienamente d'accordo, confermando il nostro pieno appoggio e condivisione. Voglio ribadire ancora una volta la nostra parola d'ordine: non mettere le mani in tasca ai riccionesi. La strada è ben delineata sin dalle prime ore di vita di questa amministrazione. Pur consapevoli del fatto che il 2020, anno bisesto e funesto, come si dice, ha stravolto tutti gli schemi, siamo altresì consapevoli che i nostri conti sono in ordine e lo continueranno ad esserlo, perché questa è la nostra idea di buona amministrazione. Il nostro ringraziamento più sincero non può che non andare alla dirigente dottoressa Cinzia Farinelli, all'assessore Luigi Santi e a tutti gli uffici preposti che lavorano sempre in modo puntuale e preciso. Faccio anche la dichiarazione di voto, quindi pertanto il voto della Lega Salvini Premier è favorevole. Grazie. Benissimo, grazie consigliere Ragni. Si è prenotato il consigliere Del Bianco. Prego, sì. Consigliere, è l'intervento principale. Sì. Grazie Presidente. 10 minuti. Ma parto dalle ultime parole del consigliere Ragni. È chiaro che questa situazione che questa sera ci vede a commentare un quadro di questo anno che finisce per fortuna per Riccione tutto sommato meglio di come le nubi più fosche potevano prevedere, ma chiaramente ci sono dei se, dei forse, dei ma,
E sono convinto anch'io che a livello governativo forse si poteva gestire meglio, sono stato parecchio critico nelle occasioni in cui mi trovo a commentare la politica nazionale, ma è del tutto evidente che è uno scenario totalmente nuovo per tutti. A parte questa battuta, stasera ci troviamo a discutere chiaramente una fotografia di quello che è l'andamento, lo dico per chi gentilmente ci ascolta da casa, che è assolutamente vetusta, perché parliamo del quadro sostanziale dell'ente, delle sue partecipate, delle attività che ha svolto e di come le ha svolte nel 2019. Lo spiego per chi è a casa, magari si è collegato adesso, le varie situazioni contingenti, lockdown, rinvii, eccetera, eccetera, hanno portato questa pratica oggi, quando in realtà normalmente si va a discutere in piena estate, se non erro, entro la fine di luglio. Quindi chiaramente si vanno a commentare, a valutare, a prendere in esame dei dati che nel frattempo è indubbio che saranno sensibilmente cambiati, e questo lo vedremo quando si dovrà discutere il bilancio di previsione, quindi che cosa farà o cosa programmerà di fare l'ente per il 2020, che è un anno che non solo sarà incerto quanto lo è stato il 2021, scusate, che sarà un anno non solo incerto quanto lo è stato il 2020, ma dovrà, anzi coinvolgerà, secondo il mio punto di vista, il Consiglio Comunale in scelte particolari e delicate. Cosa dire di questo anno che è appena trascorso? Intanto io faccio un grande applauso alla città per la sua capacità e la sua volontà espressa nei dati che ha fornito, perché tutto sommato rispetto a quello che era l'andamentale che si poteva prevedere, il settore turistico, che è il nostro settore madre, in qualche maniera ha tenuto, e quindi qui va un plauso ai nostri imprenditori, mi pare doveroso, perché sinceramente siamo andati oltre le più rosee aspettative. Tanto è vero che i dati che hanno commentato i consiglieri di maggioranza, soprattutto nei primi interventi, fanno la fotografia di una città che in ogni caso ha risposto bene. Perché faccio un plauso agli imprenditori? Ma perché evidentemente, per quanto riguarda il risultato che è stato portato a casa, va a loro il merito. E perché va a loro il merito? Perché se io guardo l'attività invece dell'amministrazione, rilevo da un certo punto di vista un immobilismo abbastanza pesante. Negli interventi che avete sentito poco fa, sostanzialmente si mettono in evidenza, voglio dire, elementi che sono trascurabili, sono di ordinaria amministrazione, non sono elementi che ci si aspetta da un'amministrazione forte, che ha un bilancio robusto e che ha dei progetti importanti, che cerca magari di accelerare proprio in un momento come questo. Perché io ricordo, come ho detto più volte, che tutto ciò che è pubblico serve proprio ad aiutare tutto ciò che è settore privato nei momenti in cui gli imprenditori piccoli, medio, grandi, da soli, in determinate fasi come queste, potrebbero avere bisogno di avere in termini di supporto. E quest'anno quali supporti aveva bisogno la città? La città aveva bisogno di sostanzialmente sentirsi vicina, e qui parlo delle fasce più deboli, che hanno avuto difficoltà lavorative, che hanno fatto stagioni stringate, quelle che hanno perso il lavoro, quelli che non sono stati riassunti, quelli che hanno dovuto chiudere le attività, gioco forza, a causa del catalogo infinito di DPCM che si sono scagliati purtroppo sulle loro teste. E lì ravviso una amministrazione lenta, un'amministrazione che non ha voluto osare, ma soprattutto, secondo il punto di vista di Regione Civica, non ha voluto prevenire. Io ricordo già nel dibattimento di qualche mese fa, quando si parlava per esempio di agevolazioni circa la tassa sui rifiuti, che ormai è diventato un dibattito quotidiano perché i cittadini vedono i conti da pagare e incominciano a parlare, che si sarebbe dovuto senz'altro osare molto di più sulle attività commerciali, fare selezione all'interno delle attività, quindi creare per loro un po' di spazio fiscale, e soprattutto per le famiglie. Perché è inutile che l'amministrazione mi continui a prendere in esame le persone che si rivolgono ai loro sportelli di assistenza sociale. Qui noi avremo uno scenario da prevenire, non da curare.
senza citare il famoso spot. E quindi questo credo che sia la cartina di tornasole di quello che era l'utilizzo invece e il focus che avrebbero dovuto avere le risorse che in parte prima ha elencato il consigliere Ricci, che non sto a ripetere, che erano proprio destinate a quel tipo di attività lì. Quindi sgravi fiscali per le imprese circa la tassa sui rifiuti e sgravi in termini di tariffe, insomma, di danari da spendere per le famiglie che per esempio potrebbero essersi trovate con un reddito soltanto. Se noi avevamo l'anno scorso, l'ho ricordato in altri consigli, più di 500 famiglie che avevano necessità di supporto economico, mi pare evidente che una crisi del genere si trascinerà a brevissimo nuove, purtroppo, situazioni di crisi. Dal punto di vista degli investimenti, quale migliore anno ci poteva essere come questo per accelerare su determinate opere pubbliche? Il problema è che si accelera se ci sono i cantieri pronti e si recepiscono i fondi, se ci sono le strade spianate e si fanno lavorare le gru, se si ha un'idea di dove indirizzare le risorse e di quali progetti vanno finanziati. Purtroppo questa città vive, e lo dico facendomi carico di portavoce di tantissimi imprenditori, tantissime famiglie che continuano a scrivere sui giornali, sui social e ti telefonano per chiederti cosa fa la città. Si sente parlare di porto, si sente parlare di determinate opere, però è evidente, e io su questo credo che bisogna essere assolutamente obiettivi e concordi, che non si vedrà nulla di concreto nemmeno nei prossimi mesi, perché sapete tutti perfettamente che per mettere in pista determinati progetti occorrono tanti passaggi autorizzativi, tanti passaggi autorizzativi. Per carità, anche il tema delle scuole, gli investimenti, li abbiamo già trattati, non voglio essere ripetitivo, però è un fatto ineluttabile. L'avanzo che prima l'assessore Santi, chiaramente per correttezza, alla fine del suo intervento ha chiarito essere non l'avanzo libero e disponibile, ma l'avanzo prima degli accantonamenti, cioè prima dei soldi, e lo dico per chi ascolta da casa, che il comune deve mettere da parte a fronte dei rischi, è anche questo, continuare a uscire a mezzo stampa, millantando dei risultati di gestione, che voglio dire, no, vengono recepiti dalla cittadinanza come l'oro del Bengodi, passatemi il termine colorito, è un'operazione distorsiva. Va bene, voglio dire, che poi alla fine in piccolo, per usare un eufemismo, una metafora, si rettifica e si dice che ci sono poco meno di 500.000 euro disponibili, ma bisogna dare delle informazioni chiare alla città e agli imprenditori. Cioè, io credo che un'operazione di coscienza e di trasparenza, dopo quasi 6 anni e mezzo, questa amministrazione lo debba fare. Qualcosa non ha funzionato, e io dico più di qualcosa, perché in un anno come questo, dove per fortuna, per grazia di Dio, la fiscalità generale, soprattutto Roma, ma anche la Regione, è riuscita a compensare tutto quello che sarebbe venuto a mancare, non ha saputo dare risposte nel sociale, nell'accelerazione degli investimenti in infrastrutture, nello sgravio, quindi spazio fiscale per dare delle detrazioni a chi ne aveva bisogno. Voglio dire, quando è che si fanno determinate operazioni bene e puntuali? Se non si fanno in un anno eccezionale come questo, a me che osservo da dentro e i cittadini che ci osservano da fuori, lascia sgomenti. Quindi, voglio dire, come si fa a incensarsi? Come si fa a un certo punto a essere contenti di questo andamentale? Io non sono assolutamente contento, registro una città che è assolutamente disorientata, perché è inutile continuare a dire, come ho detto prima, che il comune ha i conti in ordine, ben venga, perché come ha detto il consigliere Andruccio, se i conti non fossero in ordine avremmo altri problemi da risolvere, però è inutile essere in ordine e millantare un avanzo che poi, i famosi milioni di euro di prima, che poi in realtà è molto più contenuto, quando poi non si ha capacità di spesa, capacità di investimento, capacità di assistenza nei confronti della cittadinanza che è in difficoltà, non si riescono a dare risposte, e questa è
attualità, perdonatemi, di giorni, per esempio al settore degli ambulanti, si esce in modo rocambolesco da questi dibattiti che lasciano la gente sterefatti. Io mi domando, ma un osservatore, un imprenditore, una famiglia che vuole investire, riccionese, una famiglia, un imprenditore che vogliono investire in un'attività o in altri settori in questa città che ci guardano da fuori, sinceramente rimangono interdetti. Cioè, come si fa a essere contenti, lo voglio ribadire, che dopo 6 anni e mezzo e dopo una sequela di bilanci in ordine, visto che sono in ordine, e qui parlo come se fossi un cittadino, non si riescono a fare delle opere strategiche? Questo l'ho già detto. Guardate, lo dico per i riccionesi che ascoltano da casa, qui stiamo facendo proclami su proclami su proclami su annunci, ma alla fine non vedremo nulla di quello che è strategico per il nostro tessuto imprenditoriale, che lo chiede a gran voce, e nulla di strategico per coagulare investimenti, e lo si vede. Voglio dire, tra l'altro abbiamo un contesto favorevole che andrebbe sfruttato, e quindi io mi domando come sia possibile essere contenti. Regione Civica non è contenta di questa andamentale. Regione Civica chiede un cambio di passo, e se non ora, quando? Grazie consigliere. Grazie. C'è prenotato il consigliere Testa. Prego consigliere, 5 minuti. Sì, mi sentite stavolta? Perché ogni volta ho problemi. Mi sentite? Sì. Prego. Grazie per quello che risponde. Allora, io innanzitutto ci tengo a rispondere alle insinuazioni in generale fatte dalla minoranza, perché mi è parso di sentire, o meglio, cito testuali parole, che questa amministrazione non ha praticamente l'attenzione sugli eventi prioritari. E poi si è parlato molto dell'organizzazione del Natale, e si è detto che è meglio parlare del Natale che affrontare determinate tematiche, o che comunque l'amministrazione non ha ben chiaro quale sia la strategia da effettuare nei prossimi anni. Io mi ritengo offesa, perché soprattutto in un periodo come questo la minoranza, diciamo che in un certo qual senso, accusa l'amministrazione di non essere sensibile al tema e al periodo che stiamo vivendo. E ricordo per l'esima volta, a titolo informativo, se non fosse abbastanza chiaro, che i soldi che abbiamo destinato al Natale fanno parte della tassa di soggiorno. Evidentemente è una cosa molto semplice, che però ancora non so come, non vi è stata chiara. E ricordo a titolo informativo, anzi ci tengo a sottolinearlo, che il Comune di Riccione, in merito al periodo Covid e in merito alla spiccata sensibilità invece che dimostra, ha effettuato il taglio Tari per l'attività e per le famiglie. Ha attuato l'esenzione COSAP oltre a quelle già attuate dal governo. Non abbiamo fatto pagare le rette per i mesi del Covid, e ricordo che chiaramente il mancato pagamento è poi a carico del comune. Siamo stati l'unico comune che non ha fatto pagare l'addizionale IRPEF. Abbiamo avuto minori incassi per i parcheggi per circa 1 milione, grazie tra l'altro allo sconto fatto agli alberghi e la gratuità degli stessi, di cui hanno usufruito fino a luglio. Abbiamo tra l'altro un fondo Tari per esentare centinaia di famiglie in difficoltà pari a 250.000 euro, il massimo tra l'altro in provincia, e lo voglio sottolineare. Dopodiché, la categoria 5, che prevede tra l'altro lavoratori disoccupati o in cassa integrazione, è stata totalmente rivista per favorire i nuclei maggiormente esposti ai danni derivanti dall'emergenza epidemiologica, prevedendo l'esenzione Tari ai lavoratori con ISEE fino a 25.000 euro, che a partire dal mese di aprile 2020 e fino alla data di presentazione della domanda rientrino nelle seguenti condizioni: lavoratori disoccupati per almeno 3 mesi, lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni o sospesi per almeno 4 mesi e o interessati da una riduzione dell'orario pari almeno al 50% del limite contrattuale individuale. Non so,
Mi viene da pensare che forse per la minoranza è molto più facile attaccare l'amministrazione che ammettere ancora una volta di avere il prosciutto sugli occhi e non guardare la realtà dei fatti per quella che è. Non lo so, magari non è abbastanza chiaro, o magari potremmo prendere in considerazione l'idea di fare un video sulla questione, visto che ultimamente va molto di moda. Detto questo, e specificato quanto segue, sottolineo che il nostro voto sarà favorevole. Grazie. Grazie consigliere Testa. Ci sono altri interventi da parte dei consiglieri? Consigliere Pullet, non si è prenotato, deve scrivere, mi prenoto. È troppo complicato, glielo dico a voce. Prego, consigliere, è l'intervento principale? Sì, è l'intervento principale. C'è Vittorio. Eccomi. Lussemburgo. Perché vi chiederete inizio parlando di Lussemburgo? Perché sentendo gli interventi della minoranza sembrerebbe che noi non siamo in Italia, non siamo in un paese dell'Emilia-Romagna, ma che siamo in Lussemburgo. Il Lussemburgo, come voi sapete, è uno degli stati che ha il reddito più pro capite più alto al mondo, sono circa 105.000 euro di reddito pro capite a persona all'anno. Forse il Lussemburgo potrebbe avere un programma di quelli che hanno prefigurato i rappresentanti dell'opposizione questa sera. Un programma per cui dovremmo abbassare le tasse a tutti quanti, abbassare la Tari, abbassare l'IMU, abbassare qualsiasi cosa, ma nel frattempo aiutare tutti i più poveri, che per carità stiamo assolutamente cercando di fare con ogni risorsa disponibile, ma per loro dovremmo fare ancora di più e ancora di più e ancora di più. Lussemburgo. Forse con i fondi del Granducato del Lussemburgo lo potremmo fare, ma con i fondi che vengono da Roma e con i fondi che vengono dalla regione, per carità, si riesce a fare quello che stiamo cercando di fare con molta onestà. Ricordiamo che la nostra è una città turistica. Anche qui ne abbiamo sentite di ogni, perché leggendo e sentendo anche i social, da una parte, ma anche questa sera, ci si lamenta dicendo le luminarie. Le luminarie non sono un vezzo, le luminarie sono un qualche cosa che va in ragione del fatto che noi dobbiamo rappresentare una città turistica ad un mercato turistico. Perché sia che ci possa essere un Natale normale, sia che ci possa essere un Natale più moderato rispetto al normale, questa è comunque una città turistica e quelle non sono vezzi. Sono investimenti che noi facciamo nella pubblicità e nell'immagine della nostra città. Quindi da una parte ci si dice ma noi dovremmo stare più vicini agli imprenditori, dovremmo stare più vicini alla società che lavora. Bene, lo facciamo anche in questo senso, perché se voi andate a chiedere ai negozianti, alle persone che lavorano nel commercio, anche queste cose per loro sono importanti, mentre invece voi da una parte vi disinteressate, le eliminate, le accorpate come perdite di tempo e perdite di soldi, però dall'altra parte dite che dovete stare vicini agli imprenditori. Bene, noi cerchiamo, nei limiti di quello che il bilancio ci può dare, di fare tutto quello che si può fare per aiutare e per meglio organizzare con le risorse che abbiamo la nostra società. Non siamo in Lussemburgo, ma siamo in una città che fortunatamente, e grazie anche agli interventi che abbiamo avuto in questa primavera e in questa estate, da un punto di vista turistico si è comportata molto, molto meglio, pur nelle difficoltà che ovviamente ci sono quest'anno, di tutte le altre località intorno. Siamo soddisfatti di questo? Assolutamente sì. Non certo per il paragone, per dire siamo andati meglio degli altri, ma semplicemente per dire che il lavoro che avevamo fatto, che avevamo immaginato, ha portato a dei risultati, come sempre, come anche sulle opere pubbliche, come sulla visione della città che noi abbiamo per il futuro. È tutto un percorso che stiamo immaginando per questa città.
e è tutto fuorché improvvisato e fuorché misconosciuto. Abbiamo già detto alla città che cosa vogliamo fare. Questo è un percorso sano, è un percorso di anni, è un percorso che abbiamo iniziato, che stiamo portando a termine, e ci sono tanti progetti addirittura d'arrivo come progetti che abbiamo già fatto e che abbiamo già inaugurato. Quindi non siamo in Lussemburgo, però siamo Riccione, siamo soddisfatti di essere a Riccione. Grazie. Grazie consigliere Purlè. Si è prenotato il consigliere Gobbi. Prego consigliere. Sì, la ringrazio. 5 minuti consigliere. Sì. Ma, le considerazioni che volevo fare sul bilancio fondamentalmente sono nell'ordine di un paio di grandezze. Io francamente questa sera purtroppo sono deluso e un po' preoccupato per il futuro della nostra città. Non scendo in polemiche pretestuose perché non mi interessa e non mi appartengono, però volevo fare delle considerazioni. Mi piacerebbe aprire un confronto anche con la maggioranza su alcune tematiche. Ho apprezzato l'intervento ad esempio di Pier Giorgio Ricci, l'unico nella maggioranza, perché almeno è rimasto su un'obiettività di dati, quando dice che comunque sia riconosce che la regione e il governo hanno in qualche modo sostenuto il comune di Riccione. Ecco perché quando io vedo che da un lato si prende, ma dall'altro, quando è ora di fare sistema, questa amministrazione decide di uscire, o comunque anche negli ultimi mesi, io diverse volte ho notato gli strappi, non so se fatti per voler cavalcare, non so, un'onda populista, oppure perché cos'altro. Ecco, io qui mi preoccupo, perché vuol dire non avere il senso e non avere la responsabilità di dove si sta andando e di che periodo storico stiamo vivendo. Non ci si salva più da soli, signori. Questo è bene capirlo. Poi è giusto fare ovviamente gli interessi della nostra città, ma dobbiamo capire, sapere che siamo all'interno di un sistema che coinvolge la provincia, che coinvolge la regione, lo Stato, e che da soli non si va da nessuna parte. Guardate che se non capiamo questo, vuol dire non capire dove sta andando il mondo e vuol dire drammaticamente non capire dove sta andando anche tutto il sistema economico. L'altra considerazione che volevo fare era in merito ai dati di bilancio. È chiaro che il bilancio credo che sia solido in salute, ma signori, questo è l'obiettivo minimo. Cioè, è 50 anni che è così nel comune di Riccione. Il bilancio deve essere in ordine. Ci mancherebbe che andassimo in perdita, che vorrebbe dire tutto quello che sapete concomitantemente cose varie. Allora, io dico che il bilancio non è un mero tecnicismo. Cos'è che manca? Manca la scelta politica. Io, francamente, rimango deluso e francamente basito che il Comune vada a accantonare su 1,2 milioni che viene dato, ad esempio, per il ristoro come zona rossa dal governo. Noi su 1,2 milioni, 1,1 milioni lo accantoniamo. Allora vuol dire non avere capito nulla, scusatemi, in che condizioni sta versando la nostra economia, anche qui a Riccione. Perché è vero che ci siamo salvati, come ha detto Pullè, quest'estate è andata bene, ma non possiamo adagiarci sugli allori, non possiamo fare finta che ci sono fasce della popolazione in grossa difficoltà, non possiamo fare finta che ci sono un sacco di attività, il commercio in grossa difficoltà. E allora non capire questo vuol dire non assegnare queste risorse che non sono state assegnate, e francamente la trovo una cosa talmente sconclusionata che francamente mi lascia perplesso. Così come mi lascia perplesso, scusate ma ve lo devo dire, tutta la gestione anche da inizio pandemia. E guardate, la mia non è polemica, però ho visto atteggiamenti schizofrenici da questa amministrazione. Una volta si dice andiamo a fare le camminate in spiaggia e via contro la regione. Dopo una settimana si dice facciamo un'ordinanza per evitare gli alcolici alle ore 18. E poi dopo una settimana avete capito che avete fatto una cazzata, scusate il termine, tornate indietro. Cioè,
Io mi sarei aspettato, francamente, un atteggiamento di grossa responsabilità, così come mi sarei aspettato e ho sperato anche fino all'ultimo che anche su queste risorse che arrivassero aveste la grande maturità, la grande responsabilità di dire apriamo un tavolo anche per accogliere i suggerimenti di quello che viene dalla minoranza su dove andare a destinare questi fondi, un ragionamento insieme. No, voi avete voluto sempre fare da soli, non capendosi francamente granché, perché poi tantissimi riccionesi oramai sono disorientati dalle scelte che avete fatto. Per cui io dico, anche lo sconto sulla Tari, cioè guardate, cioè, avete fatto uno sconto del 2%, l'elemosina. Allora non prendiamoci in giro con le parole. Se vogliamo veramente creare le condizioni per andare incontro ai cittadini e creare degli sconti importanti sulla Tari, adesso voglio vedere cosa farete sulla Tari, così come voglio vedere cosa farete sulle rette scolastiche. Questi sono temi importanti che interessano la nostra cittadinanza. Poi luminarie, apro giusto una parentesi, chi è che è contrario alle luminarie? Io l'ho anche scritto in un post, io sono favorevolissimo alle luminarie, anche perché so bene che la nostra città vive di turismo, ma tra il buio e lo sfarzo c'è una via di mezzo. Ma al di là di questo, mi va anche bene se un comune investe per i riccionesi. Intanto purtroppo siamo in un periodo in cui non abbiamo neanche la contezza e la sicurezza di quello che potrà o non si potrà fare a Natale, ma mi va bene a patto che però vengano messe le risorse a favore delle attività e dei cittadini riccionesi colpite, non che si accantonino in un bilancio per dire quanto siamo belli, quanto siamo bravi a costruire un bilancio. Perché guardate, io ho l'impressione che a volte voi confondiate, non siamo un SPA, noi dobbiamo essere con un bilancio solido e preciso, attivo, ma al tempo stesso il bilancio deve servire per dare quelle risorse alle fasce di popolazione che sono in difficoltà. E gli investimenti devono servire per andare a generare uno sviluppo futuro. Concludo, Presidente. Quello che non vedo è lo sviluppo di città. E io sono francamente deluso dalla non prospettiva politica che state dando. Io mi auguro che rinsaviate, che siete ancora in tempo per coinvolgere, per cercare di fare una politica più a misura d'uomo. Non chiudetevi come avete fatto nei vostri steccati, andate avanti così, perché purtroppo poi ci rimette tutta una città intera. Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Non essendoci altri interventi, assessore vuol replicare? No. Sindaco? Sì, grazie. Grazie mille, Presidente. Prego, Sindaco. Io la prima parola che vi voglio dire è: siamo nel 2020, perché credo dagli interventi che ho ascoltato questa sera che qualcuno se l'è dimenticato. So che l'essere umano tendenzialmente cerca per l'appunto di nascondere ciò che non gli piace, anche nella propria memoria. Però in un anno così particolare, così difficile, credeteci, non era neanche così scontato arrivare con i conti in ordine. Forse non vi ricordate che cos'era marzo e che cos'era aprile e che cos'è che si prospettava in quei particolari momenti di lockdown totale. Quindi io il primo ringraziamento lo devo fare a tutti i cittadini riccionesi, agli operatori, agli imprenditori che ci hanno seguito, che hanno lavorato in stretta collaborazione con l'amministrazione, che si sono dati veramente da fare nei massimi cambiamenti della loro attività e della loro gestione e che hanno assieme a noi per l'appunto vissuto per fortuna una discreta stagione turistica. E grazie a loro e grazie ai loro contributi siamo riusciti per l'appunto a rispondere a tutti quelli che sono i bisogni a cui un'amministrazione deve necessariamente essere vicina, perché come lo ricordavano i consiglieri della maggioranza, siamo riusciti per l'appunto a non far pagare le rette nei mesi in cui
c'è stato il lockdown. Pare scontato, ma i comuni a noi limitrofi invece hanno esentato la parte variabile, ma la parte fissa alle signore famiglie l'hanno fatta pagare. Noi abbiamo esentato completamente tutto, così come per la COSAP. Siamo stati tempestivi ed immediatamente abbiamo posto gli imprenditori nelle condizioni di poter lavorare sereni e lavorare con tanto spazio, non solo esentando l'ampliamento come prevedeva il signor governo, ma esentando anche tutta la parte di occupazione del suolo pubblico ordinaria, non solo per i pubblici esercizi, ma per tutte le attività. Abbiamo restituito soldi e questo secondo me è quello che dovevamo fare, anche con una prospettiva di una stagione non certa. Ci siamo immediatamente messi in discussione e abbiamo offerto quelle che erano le opportunità e le possibilità che ci erano di fronte. Quindi i conti oggi, lo possiamo dire con tranquillità e serenità, sono in ordine, grazie anche al grandissimo lavoro della dottoressa Farinelli e di tutto il suo staff. Abbiamo fatto, secondo me, un ottimo lavoro di squadra, perché insieme siamo riusciti a risollevare l'economia turistica e anche a ricondurle alla comunità quelli che erano le necessità e i bisogni. Veniamo su questi fondi della zona rossa. Io sono molto sorpreso, perché siccome insomma siete così, vi dite così esperti di ciò che il governo ha dato e ciò che il governo si è reso disponibile in questi mesi, in queste settimane, forse vi è sfuggito un decreto. Un decreto che è stato emesso proprio poche settimane fa, che dice per l'appunto che i soldi dati anche per questi, diciamo, compensazioni e, diciamo, disagi vissuti dalle comunità potrebbero essere ritirati laddove a consuntivo i conti dei suddetti comuni dovessero risultare con entrate maggiori. Quindi capite che il grazie al governo deve essere limitato e contenuto, e la sicurezza e la non modalità con la quale noi lavoriamo sul bilancio, dando assolutamente pregio e contezza e delicatezza e attenzione ad ogni soldo pubblico, vede oggi, ahimè, l'obbligo di andare a mettere a riserva la maggior parte di quelle risorse. Risorse che speriamo non ci ritirino, ma che confidiamo di poter convogliare tutte nel settore del sociale, per dare per l'appunto quell'aiuto e quel ristoro ai disagi che questa nostra comunità ha subito durante il lockdown totale. Quindi mi fa veramente specie che abbiate ripetuto veramente alla nausea di questo fondo, perché è proprio il vostro governo che ha provveduto a questa norma, che, diciamo, dire dell'assurdo è essere carini, perché non ristora. Ma se mai dovesse essere che un comune lavora bene con la propria comunità e fa sì che ci siano più entrate, ritira i soldi, vuole restituite le somme. Questo è grave da un governo che non è in alcun modo vicino alle comunità e con continuo veramente con una massima schizofrenia ad emettere un DPCM dietro l'altro, creando veramente una grande confusione, un disorientamento dei cittadini e degli imprenditori. Su quello dovreste lavorare a fianco a noi, nel chiedere chiarezza e nel chiedere rispetto dei cittadini e di ciò che loro stanno facendo vivere alle comunità. Un accenno particolare lo volevo fare relativamente al consolidato, alla questione di GEAT. GEAT è una partecipata per noi estremamente importante, sulla quale non solo vogliamo puntare la nostra attenzione, ma anche ampliare i servizi che lei stessa esercita. E vi dico con certezza e con contezza che la gestione dei 242 appartamenti
che finalmente facciamo in economia nell'ambito della nostra partecipata è stato un ottimo risultato da parte di GEAT, perché consigliere Andruzzoli, su questi appartamenti invece c'è un risultato positivo, se non che da Acer non abbiamo mai capito dove andava a finire, mentre oggi finalmente con la convenzione che abbiamo stipulato con GEAT sappiamo con certezza che va destinato alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei nostri immobili. Tenete conto che poi Acer ci deve ancora produrre i bilanci degli ultimi 3 anni degli appartamenti, ci deve produrre ancora le caparre che ha riscosso al tempo dai nostri conduttori e non ci ha mai restituito, non solo, ma anche indebitamente trattenuto tutte le cifre che al 31 dicembre 2019 erano state dall'Acer imputate per la manutenzione, che non sappiamo a quale motivo deve trattenere. Giusto per dire di quella famosa collaborazione, di quella famosa disponibilità, di quella famosa condivisione che voi dite esserci tra gli enti nelle signore splendide partecipate. Non dimentichiamo che poi noi ad Acer abbiamo tolto un servizio, ma noi rimaniamo soci di Acer perché noi vogliamo vedere fino in fondo come gestisce gli immobili, anche se non gestisce i nostri, perché credeteci, ci saranno grandi, belle sorprese da quei signori bilanci. Sono contenta che GEAT ce l'abbia fatta, sono contenta che non solo abbia accettato quella sfida, ma sono contenta che presto potremo anche parlare di altri servizi e di altre attività a favore di un grande gioiello della città di Riccione, che è appunto la nostra partecipazione. Grazie. Grazie Sindaco. A questo punto ci sono delle dichiarazioni di voto? Consigliere Conti, prego, 2 minuti. Grazie Presidente. Io ho ascoltato con grande attenzione, come nell'ultimo Consiglio Comunale ho detto che durante il dibattimento la mia idea era cambiata, ma non mi avete fatto esprimere il mio cambiamento. Questa volta invece non è cambiata minimamente, anzi, avevo preparato qualcosa, ma l'intervento del consigliere Andruzzoli mi ha preso un po' alla sprovvista, perché lo condivido praticamente pienamente. E anzi, vi faccio i complimenti perché è stato forse nei toni anche più chiaro e più tranquillo di quello che sarei stato io. Su GEAT, bravissimi, bellissimi, la volete potenziare, però allora mi spiegate perché andiamo a deliberare di vendere anche il restante delle azioni ERA. Okay. Le scelte che voi tenete, come ha detto Andruccio, qui mi è piaciuto molto, e in particolare anche i comportamenti, sono fatti tutti per interesse politico. Non c'è nessun interesse dei cittadini dietro alle vostre scelte. E i bilanci lo denotano chiaramente. Okay. Consigliere Testa, noi non insinuiamo, noi affermiamo quello che diciamo. Okay? E la tassa di soggiorno, a lei tanto cara solo per queste cose, può essere usata in altro modo, liberando risorse per la necessità, se si vogliono utilizzare. L'addizionale IRPEF non l'avete tolta quest'anno, è stata tolta il primo anno, erano 200.000 euro. Togliete l'addizionale IRPEF, poi mettete più di 300 non so quante ore di vigile a un velox a fare più di 3.000 verbali ai riccionesi che vanno ai 53-54 all'ora, 53, e dite che è una questione di sicurezza. Ma allora li mettete l'addizionale IRPEF perché ci costa meno. È una cosa, siete rasentate il ridicolo. L'unica cosa che può essere a Lussemburgo, consigliere Pullè, il triennale per le risorse richieste, che non esistono da nessuna parte, questo l'ho già fatto presente l'anno scorso, e tanto ci si ripete tutti gli anni. Okay. Tutti contenti, siamo salvati, ma i dati dell'osservatorio li vedete? L'anno scorso tutti a incensare l'osservatorio, quest'anno l'osservatorio non funziona, Montanari, quando ci dice che abbiamo fatto meno 40%. Io non riesco a capire.
bravissimi, perché il bilancio, perché il bilancio sta in piedi. Il bilancio deve stare in piedi, se no è un problema. I soldi che li hanno trasferiti per quel motivo, non per altri. Consigliere, concluda. Presidente, concludo subito, grazie, mi scusi. E fa bene la sindaca a ringraziare gli imprenditori. E i suoi ringraziamenti mi unisco anch'io, perché vivono e lavorano nonostante voi, non con voi. Okay? Grazie mille. Grazie consigliere. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Non essendoci altre dichiarazioni di voto, pongo in votazione. Sono in difficoltà. Dovete scriverglielo, dovete scrivere. Cioè, se voi non scrivete, io faccio fatica a vedervi, siete in 30 davanti a me. Prego, consigliere Gambetti, 2 minuti. Stavo per scrivere, grazie Presidente, hai ragione. Allora, volevo dirvi che noi gruppo del PD abbiamo presente, siamo nel 2020. Non eravamo d'accordo sull'impianto di bilancio nel 2019, nel 2018, 2017, 2016, 2015. Non siamo in Lussemburgo. È vero che non siamo in Lussemburgo, ma mi pare che neanche Morciano allora possa essere in Lussemburgo, neanche San Giovanni, neanche Rimini. Morciano, giusto per non fare questioni destra e sinistra, ha appena fatto un decreto con i fondi della zona rossa, che non vanno restituiti rispetto ad altri, come diceva il sindaco, ha appena fatto una cosina che si chiama primo pacchetto emergenza straordinaria sostegno 200.000 euro. Un'altra piccola precisazione, questa invece per il video tutorial della consigliera Testa: la tassa di soggiorno è pagata dai turisti, è vero, è pagata dai turisti, ma sono i turisti che si sono lamentati tutta quest'estate dei dossi, anche l'estate scorsa, e delle cunette di Viale Ceccarini, si sono lamentati della gestione del verde, del non taglio degli alberi, eccetera. Quindi noi non eravamo d'accordo sull'impianto del bilancio, il nostro voto è chiaramente contrario. Non eravamo d'accordo quando questo comune spende i soldi, e perché a nostro parere spende troppi soldi, e non solo quest'anno, in questioni effimere, e non siamo neanche d'accordo quando non li spende, e cioè li risparmia. Mi riferisco ad esempio agli avanzi di bilancio, che adesso mi viene detto essere parte dovuta, però a fronte di di avanzi di bilancio abbiamo un sindaco e un assessore che danno una mancia di brevi manu agli ambulanti che era obbligo dell'amministrazione, a mio parere, tutelare, che sono una categoria altamente bisognosa di sostegno come tante altre, e ribadisco ancora una volta, perché l'hanno detto tutti in consiglio di minoranza, lo voglio dire anch'io, questa cosa che di 1.200.000 noi accantoniamo 1.100.000. Per questi soldi che sono stati stanziati dal governo per le categorie economiche, per i cittadini che sono stati penalizzati dalla zona rossa. Grazie. Bene, consigliere. Il voto del consigliere Conti sarà contrario, da come ho capito. Ora dovremo votare le due pratiche in oggetto, consiglieri, sia il consolidato che gli equilibri di bilancio, la salvaguardia. Entrambe hanno l'immediata esecuibilità. Quindi il segretario comunale all'appello vi chiederà 4 voti. È chiaro, consiglieri? Dovrete votare per la prima. Per la seconda, per le doppie immediate eseguità. Passo la parola al segretario comunale per le votazioni. Allora, la votazione quindi avverrà per appello nominale, come le volte scorse in video, vi chiamerò seguendo l'ordine alfabetico. Allora, Andruccioli per la salvaguardia dell'equilibrio di bilancio? Contrario. Contrario. Per l'immediata eseguibilità?
Contrario. Ok, per il bilancio consolidato? Contrario. Per immediata eseguibilità? Contrario. Ok. Poi, Renata Tosi, per la salvaguardia degli equilibri di bilancio? Favorevole, 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 favorevole. E quindi favorevole, favorevole anche per il bilancio consolidato. Vedina, per la salvaguardia? 4 favorevoli. Sì, facciamo veloce. Ok. Poi abbiamo Boschetti per la salvaguardia. Sono favorevole a tutte e 4 le domande. Ok. Poi Carbonari per la salvaguardia. Contrario a tutti e 4. Contrario a tutte e 4. E Carlo Conti per la salvaguardia. Contrario a tutti e 4. Ok. Del Bianco, iniziando dalla salvaguardia. Contrario a tutte e 4. Ok. Frisotti, iniziando dalla salvaguardia. Favorevole a tutte e 4. Ok. Galassi. Favorevole a tutte e 4. Gambetti. Contraria a tutte e 4. Gobbi. 4 voti contrari. Imola. Contraria a tutte e 4. Maiolino. Favorevole a tutte e 4. Ok, Mussoni. Favorevoli a tutte e 4. Pellegrino. Favorevoli a tutte e 4. Pullè. Favorevole a tutte e 4. Ragni. 4 voti favorevoli. Ricci. Favorevole a tutte e 4. Rosati. Favorevole a tutti e 4. Testa. Favorevole a tutti e 4. Tonti. Favorevole a tutti e 4. Tosi. Avevo già detto allora prima era Angelini. Ok. Come mai qui? Ok. Ubaldi assente, Bandi. Tutti e 4. Come? Favorevole. Tutti e 4. Ok, Vescovi assente. Sì. Ok, perfetto. Perfetto, quindi con 16 voti favorevoli e 7 contrari, la salvaguardia è stata dichiarata favorevolmente, è stata votata, è stata anche dichiarata immediatamente eseguibile. Lo stesso risultato, 16 voti favorevoli e 7 contrari. Il bilancio consolidato è stato votato favorevolmente, è stato approvato ed è stato dichiarato immediatamente eseguibile. Ora passiamo al prossimo punto all'ordine del giorno. Il prossimo punto all'ordine del giorno. Non si sente, non si sente. Galassi, non si sente più niente. Si sente il microfono. Mi sentite? Sì. Scusate, il prossimo ordine del giorno è un ordine del giorno presentato da tutte le categorie economiche riccionesi. È qui presente in video chat con noi il Piergini Diego, che è il Diego, scusate, che è il presidente dei Bagnini, che poi ce lo relazionerà. Ed è stato presentato da tutti i gruppi, il Consiglio Comunale, tutti i gruppi, sia maggioranza che opposizione. E il titolo è Un nuovo sviluppo sostenibile è possibile. Prego, Diego, l'illustrazione di quest'ordine del giorno. Buonasera Presidente, io non ho sentito
bene dove veniva, ma credo di aver inteso. Spero che mi sentiate a me. Conferma? Sì, sentiamo bene. Ok. Ma detto che quest'ordine del giorno che presento io, lo presento a nome dei seguenti firmatari, cioè la cooperativa Bagnini di Riccione che io rappresento, Federalberghi di Riccione, Pratica di Riccione, Confartigianato Riccione, CNA Riccione, Confcommercio Riccione e Confesercenti Riccione. E vado a leggere il documento. Proposta di ordine del giorno al Consiglio Comunale. Oggetto: presentazione di osservazioni e valutazioni da inoltrarsi al competente Ministero delle Infrastrutture, Capitaneria di Porto di Rimini, in ordine al procedimento di autorizzazione unica per la realizzazione ed esercizio della centrale eolica offshore 330 MW e opere connesse ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 387/2003 e successive modifiche per l'ottenimento delle aree demaniali marittimi e degli specchi acquei interessati dalla realizzazione dell'impianto. Comune di Riccione, ordine del giorno, nuovo sviluppo. È possibile. Premesso che la transizione energetica delle fonti fossili alle fonti rinnovabili è una necessità imprescindibile del pianeta Terra. Ma questo, chiaro assunto, non deve essere confuso con operazioni che, per seppur in buona fede, ne macchinano il valore. Questo è molto importante per chi ha davvero a cuore la salvaguardia del principio e del pianeta, indagare a fondo i fatti e pulire il dibattito da valutazioni che, fermandosi alla pura, mettono in secondo piano la concreta attuazione. L'operatore economico privato, non avendo nella sua organizzazione dei mezzi di produzione un bene come il suolo su cui impiantare il proprio impianto industriale, richiede alla comunità la concessione di un'ampia porzione di bene pubblico, 114 km quadrati di specchio acqueo, 7 volte l'estensione del comune di Riccione. Nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima del 2019 è prevista una produzione di energia da eolico offshore di 300 MW per tutta Italia entro il 2025, per cui sarebbe concentrata davanti alle coste di Rimini e Riccione la potenza prevista nazionale, facendo di questi territori a riconosciuta vocazione turistica internazionale il maggior polo industriale su scala nazionale di tale tecnologia. L'Italia è a rischio infrazione verso l'Unione Europea per non aver ottemperato alla direttiva che imponeva agli Stati membri di redigere una pianificazione degli usi delle acque territoriali. Pertanto le attuazioni in assenza di quelle previsioni strategiche per un corretto, equilibrato e sostenibile uso della risorsa mare, pertanto le proposte di occupazione di suolo libero acqua vacatio legis. La Regione Emilia-Romagna ha già prodotto il suo piano da integrare con quelli delle altre regioni per fare quello nazionale. Il piano regionale prevede un impianto alle nostre coste, ma che raggiunga la soglia massima di 50 MW. Quindi la proposta di cui si discute ha una potenza di 6 volte superiore. Riflessione sulla potenza dell'impianto proposto sorge dalla lettura dell'articolo 12 del decreto legislativo 387/2003 relativo alla promozione delle lotte da fonti energetiche rinnovabili. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono soggetti a un'autorizzazione dalla regione o dalle province delegate alla regione, ovvero per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW dal Ministero nel rispetto delle normative nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. Dunque, sotto i 300 MW la competenza sarebbe della regione o della provincia se delegata. Stare in questa sede che il programma di mandato della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna, recentemente deliberato dall'Assemblea legislativa, prevede al punto 7, energie rinnovabili con plastic free, il sostegno allo sviluppo di nuove filiere green come quella dell'idrogeno
E nel campo della ricerca, l'assegnazione di un ruolo primario ai creative, orientandola anche verso forme di energie ancora poco esplorate, come l'idrogeno, e diffondendo sperimentazioni in materia di fotovoltaico, biomasse e olio. Inoltre, sul piano della partecipazione al sottocapitolo sostegno e diffusione dei piani energia clima dei comuni, ci si impegna a coinvolgere tutti gli enti regionali nella relazione di piani energia clima, al fine di promuovere la partecipazione delle comunità locali nelle scelte necessarie e per raggiungere obiettivi di piena. Quindi neppure in questi documenti di programmazione regionale c'è traccia di macro stabilimenti come quello proposto. Si parla di aprire nuove strade più efficaci e meno invasive. Soprattutto si afferma un principio basilare: non si può passare sulla testa delle comunità e dei territori. L'articolo 9 della Costituzione recita: la Repubblica promuove lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico artistico della nazione. I primi documenti ufficiali sul tema li possiamo rintracciare nella delibera numero 3 Rimini, avente ad oggetto approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra le regioni Emilia-Romagna e la provincia di Rimini, la provincia di Forlì-Cesena e la provincia in materia di valorizzazione dell'energia eolica nelle aree marine prospicienti la costa romagnola. Era il 27 febbraio del 2007. Questa deliberazione ha dato via alla Colla Bologna per il rilievo delle potenzialità anemometriche del sito, cioè se c'è vento sufficiente e dei cui risultati diremo in seguito. L'assicurazione dell'energia eolica offshore deve essere realizzato in modo tale da assicurare le condizioni di compatibilità ambientale, paesaggistica e territoriale delle attività di coinvolgimento delle amministrazioni, delle parti sociali e delle forze economiche interessate. Sia la delibera che il protocollo asseriscono che lo sviluppo di tale fonte nelle aree ha limitazioni nella disponibilità della risorsa e nei vincoli di compatibilità ambientale, paesaggistica e territoriale. Parole stabiliscono che il mare è uno scarto della terra e quindi non ha pari dignità della terra, pari necessità di essere tutelato, pari valore paesaggistico. Invece la Costituzione cita il paesaggio senza fare distinzioni e emette questa richiesta, forse unica al mondo, tra i primi 12 articoli fondanti la Repubblica come fonte primaria di diritto e dell'identità nazionale. La deturpazione del paesaggio marino, l'alterazione macroscopica dell'orizzonte è sicuramente inaccettabile. La tutela del paesaggio è un diritto di tutti, tutelato dalla Costituzione, con un altro preteso diritto. Non a caso l'immagine del mare, come ringhe lunghe blu, è una delle espressioni più felici di un grande figlio della nostra terra. I 59 aerogeneratori, ad oggi portati a 51, ma di maggiore potenza per mantenere i 330 MW di progetto, altri è un raggio delle pale di 80 metri, posto ad una distanza dalla riva, shore in inglese, che va dai 10 ai 24 km, sono perfettamente e oppressivamente imponenti dal mare. Basta guardare dal molo di Riccione la ruota panoramica di Rimini, che dista 10 km, è perfettamente visibile. 4 in altezza e per 59 oppure 51 di numero, in mezzo al mare, davanti a noi, illuminati di notte, una foresta d'acciaio che riduce, inespezzata per sempre, davanti alle terre di Fellini. Ulteriore conferma viene dalle oneste parole dell'esperto Marco Affronte, chiaro pareale eolico, che nel confronto con l'architetto Marco Zauli è e ripreso da Icor TV, dichiara: non voglio prendervi in giro, le pale si vedono, ma è un male che dobbiamo. In altri siti ci si preoccupa alquanto che gli impianti industriali per la produzione di energia alternativa non deturpino l'orizzonte. Il primo parco eolico galleggiante del mare presto nel canale di Sicilia, a largo di Marsala. L'impianto chiamato Seven Seas Med sarà composto da 20-10 MW ciascuno e sarà invisibile dalla costa siciliana ad una distanza di oltre 35 km da Marsala e altrettanti dalle Egadi.
28 luglio 2020. Questo è dunque un vero impianto offshore, cioè letteralmente spento dalla costa, cioè non visibile, ciò che l'impianto proposto a Rimini non è. Tanti impianti del Mare del Nord sono veramente offshore. In Germania, per esempio, in contesti in cui molto probabilmente il valore identitario del paesaggio e l'importanza dell'industria turistica e della pesca non sono paragonabili ai nostri, hanno una distanza media dalla costa di oltre 50 km, con punte fino a 90-100. Questi sono veramente offshore. Le preoccupazioni destano i potenziali effetti di questo impianto industriale sull'ecosistema marino, sia sopra l'acqua, l'avifauna, che sotto l'acqua, per l'incidenza delle correnti regionali dei nostri mari. La provincia di Rimini, nella pubblicazione del maggio 2012 del piano di azione provinciale per promuovere il risparmio energetico e le fonti energetiche, ha reso nota la valutazione di fattibilità per la produzione di energia eolica lungo la costa riminese, realizzata dal DICAM, Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambiente e di Materiali dell'Università Alma Mater Studiorum di Bologna. In applicazione del citato protocollo con anemometri di proprietà provinciale posti sulla piattaforma Azalea B, riportiamo testualmente al termine di un corposo studio la valutazione finale. Le misure effettuate dall'anemometro durante i due anni sono ben distribuite durante il periodo di osservazione di 310 giorni, durante i quali si è prelevato 27 milioni di campioni di misure. Permette una stima affidabile sia della velocità media del 7 metri al secondo, sia delle frequenze relative per ogni classe di velocità. Adottando la classifica dei venti nel caso di 80 metri al secondo sul livello del mare, tale velocità è la classe 1 su 7, 1 si intende la più bassa. Tale velocità è tuttavia ai limiti dell'accettabilità, una velocità di poco più elevata, ad esempio 5-9 metri al secondo, 5,9 metri al secondo, farebbe rientrare il sito in classe 2. Per quanto riguarda lo sfruttamento del vento, una turbina eolica offshore non produce energia sotto la soglia di 3-4 metri al secondo, con una velocità media di 5,7 metri al secondo, è ovvio che la turbina rimane ferma spesso. Secondo quanto descritto in letteratura, è raccomandato realizzare impianti eolici solamente in siti caratterizzati da velocità del vento che vanno dalla classe 3 in su, ovvero con velocità media maggiore o uguale a 6,9 metri. Non meno drastiche sono le conclusioni. In conclusione, si può constatare che ci sono... Abbiamo perso Diego. L'abbiamo perso. Leggi la tua, presidente. Un attimo, proviamo a ricontattare. Forse stavo alloggando un po'. Sì, ha lasciato la riunione, adesso vediamo se ripartecipa. No, ve la concludo io adesso un attimo, aspettiamo che abbiamo fatto 30, facciamo 31. Bentornato Diego, volume. Ci sono? Sì, scusate, ma... vai pure. È saltata la connessione probabilmente. Allora, non so da che punto mi avete perso. Ci siamo fermati a non meno le conclusioni. Okay. Non meno drastiche le conclusioni. Va bene, non meno drastiche sono le conclusioni. In conclusione si può constatare che c'è possibilità dell'eolico offshore nel Adriatico, all'altezza di Rimini. La velocità media del vento misurata al sito Azalea di 5,7 metri secondo, circa un metro secondo, troppo bassa per raggiungere un livello sufficiente allo sfruttamento dell'energia eolico efficiente.
Alla presente valutazione tecnica dovrebbe essere dunque affiancata una valutazione economica per capire se il rendimento qui stimato è tale da giustificare l'investimento. Quindi se il vento è poco, le pale devono essere tante. Per quanto riguarda la forte problematica del settore ittico, basti ricordare che la cooperativa Lavoratori del Mare ha depositato una memoria in procura in quanto la realizzazione di un poderoso complesso di pale e piattaforme in uno stallo di mare così esteso e navigato rappresenta un gravissimo pericolo per l'incolumità dei lavoratori del settore. In conclusione, la cooperativa Lavoratori del Mare rileva che l'eventuale rilascio della concessione produrrebbe effetti negativi su molteplici piani, tra cui quello della sicurezza ed incolumità dei lavoratori del mare, ancora prima di quello correlato dall'economia ittica. Economia ittica che viene comunque messa a rischio in quanto l'impianto eolico prevederebbe l'occupazione di circa il 20%, 115 km quadrati, dello spazio totale dell'area compreso tra le 5 e le 12 miglia del compartimento di Rimini e determinerebbe un'ulteriore fortissima limitazione all'interno di una vastissima area di pesca in una cornice costiera già pesantemente assoggettata a restrizioni e vincoli che ne limitano sensibilmente il transito e l'attività lavorativa da parte delle imprese del settore marittimo. No? Preoccupazione destano le ripercussioni sul turismo balneare, compreso l'importante comparto del settore nautico. L'onere della prova della non nocività del macro impianto industriale della costa alla consolidata industria del turismo, principale motore economico del territorio, è tutta sulle spalle dei proponenti che ad oggi non hanno prodotto nulla di plausibile. Tale quanto proposto nel progetto preliminare depositato, in cui si cita uno studio fatto in Germania su un Tourism and Offshore Wind Energy, di produzione energia eolica, dove si punta sulla fascination with technology, cioè la fascinazione della tecnologia, e sul event character, creazione dell'evento, per richiamare turisti in zone senza alcuna altra risorsa di attrazione turistica, nostra condizione. Da Galileo in poi, le comparazioni delle evidenze che abbiano un minimo di dignità scientifica dovrebbero essere ragionevolmente omogenee. Sono quindi più che di tutte le filiere produttive legate al sistema turistico che non comprendono il motivo per cui debba essere messo a repentaglio il motore economico più produttivo del territorio e del cui la normalmente evocata. Ulteriore aspetto paradossale è che l'energia cinetica del vento sulla terraferma viene dissipata, per cui è in aria, mentre in ambiente marino è in gran parte immagazzinata dal mare che la restituisce in forma di onda. Se vogliamo esaltare le nostre caratteristiche ambientali e contribuire a transizione energetica, non possiamo non guardare alle ricerche avanzate che l'ENI sta compiendo a Ravenna, dove comunque, come detto, la regione ha previsto la possibilità di impiantare per lo sfruttamento dell'energia ricavata dalle onde e che ha goduto dell'inaugurazione del Presidente del Consiglio. L'impianto installato e avviato con successo dai nostri ravennati, in simbiosi con le piattaforme che estraggono gas, si chiama ISVEC, Inertial Sea Wave Energy Converter, un innovativo sistema di trasformare l'energia delle onde in elettricità. I risultati sono stati così convincenti che Eni, Capitanerie di Porto, Fincantieri e Terna hanno sottoscritto per lo sviluppo di impianti analoghi su scala industriale. Questa tecnologia consentirà a Eni di convertire piattaforme offshore mature le energie del mare e del sole, contribuendo a decarbonizzare i processi. Per cui in un'ottica di economia circolare le stesse piattaforme stanno diventando apripista a realizzazioni di veri e propri hub per la cultura ed utilizzo di energia rinnovabile in moto ondoso, tratto dal quotidiano nazionale 11 ottobre 2019. Esempio è paradigmatico delle linee future che andrebbero perseguite in una vera, efficace e condivisa transizione energetica. Azzeramento dell'impatto ambientale strategici della nazione in accorte politiche di partenariato pubblico-privato. Posizione recentemente sostenuta dal Presidente del Consiglio nel grande progetto di collegamento dell'isola di Capri
alla rete nazionale realizzato da Terna, 100 milioni di investimento, ha dichiarato in questi momenti deve essere pronto a preservare e proteggere asset strategici e credo che sia doveroso che assuma una posizione più ardita con la promozione di investimenti e accordi pubblico-privati per obiettivi come la transizione energetica, avvenire 14 ottobre 2020. Le succitate categorie chiedono all'autorità di diniegare la richiesta di cui è l'oggetto per le motivazioni esposte in premessa. In sintesi, nessuno ha un passaggio da energie ricavate da fossili a nuove energie più sostenibili. Il campo deve essere sgomberato ampiamente da questo dubbio, non ci sono dubbi in questo campo. È chiaro che si deve andare verso fonte di energie energetiche. Quello che è forte preoccupazione è come è stata condotta tutta questa partita, perché tutto il totale dei 330 megawatt che sono previsti in tutta Italia, tutte di fronte alle coste della più alta vocazione turistica, ad escludere diciamo il parere degli enti locali che rappresentano i cittadini della zona, scavalcandoli completamente direttamente al Ministero a Roma. Questo discorso qui che viene posto di fronte a zone dove mare e paesaggio sono alla base dell'economia, non sono assolutamente offshore perché abbiamo visto tutti che sono altamente visibili, le vere piattaforme sono veramente a distanze notevoli, molto più notevoli fuori dalla visuale, per cui le categorie economiche tutte si a questo Consiglio Comunale di rivolgersi agli enti competenti per chiedere il diniego dell'autorizzazione a quella concessione. Grazie. Grazie Diego Casadei per questa presentazione all'ordine del giorno proposto a tutto il Consiglio Comunale che, ripeto, tutti i gruppi appartenenti al Consiglio Comunale, maggioranza e opposizione, hanno sottoscritto e fatto loro. A questo punto, consiglieri, come tutti gli ordini del giorno, ci sono interventi. Ci abbiamo già due prenotazioni. Il consigliere Frisotti. Prego, consigliere Frisotti, l'intervento principale. Sì, presidente, grazie, l'intervento principale. Mi scuso, ma ho un problema con la telecamera, spero che il microfono si senta bene. Bene. Beh, insomma, l'esposizione è stata molto chiara di tutto il problema e io personalmente, quando per la prima volta ho sentito di questo progetto eolico in maniera così completa, era attorno a giugno e l'ho trovato un articolo sul giornale dove dava quasi per inesorabile e scontata la necessità di costruire questo parco eolico tra Rimini e Cattolica. L'articolo del giornale era piuttosto generico, ma era completo. E infatti si parlava di questo progetto che infatti un cittadino come me non aveva nemmeno idea che fosse in ballo una cosa così grande. Le mie considerazioni, letto l'articolo, a parte il dispiacere e lo stupore, sono state quelle che a nome di tutte le categorie sono state esposte appena adesso. E beh, chiaramente è necessaria un'alternativa alle energie che sono in uso oggi, ma il parco eolico non mi è sembrata da subito né un'idea nuova, tantomeno un'idea sostenibile e vantaggiosa per la comunità. Il progetto che è stato proposto, ma anche nell'ultima versione a 51 pale, diciamo, dichiaro ha solo uno sforzo, quello di sottovalutare l'enorme importanza del turismo della nostra costa, cercando, senza riuscirci ovviamente, di metterlo alla pari di un grosso investimento
senza nessuna argomentazione tecnica certa, se non di parte, per l'eventuale produzione di energia sufficiente a rendere sostenibile solo il progetto stesso. Solo questo è chiaro. L'unica cosa chiara è questa. Invece, secondo me, abbiamo bisogno di altri tipi di interventi, più concreti, in tempi brevi, e di orientarci verso forme di energie alternative più efficienti di quanto dimostrato dalle paleoliche, come tutti quanti stanno facendo nel mondo. Impianti piccoli, quasi familiari, che possano sfruttare più fonti, e anche le diverse, ovviamente, il vento, la forza dell'acqua, il sole, il movimento delle persone e dei veicoli sulle strade stesse. Su questo tipo di progetti lo Stato e la Regione dovrebbero investire da subito, dando ancora più contributi alle ristrutturazioni ed aggiungendo bonus specifici per mini impianti di produzione domestica da energie alternative. Quindi orizzonte libero è il pensiero, orizzonte libero per preservare la nostra risorsa globale, la costa, il mare. Ringrazio qui le categorie, perché le azioni comuni portano sempre e solo a ottimi risultati. Noi siamo pronti a collaborare con le altre amministrazioni, con tutte, non solo quelle della costa, ma anche quelle del nostro entroterra, che senza dubbio avrebbero le stesse ricadute negative da progetti che non considerino la salvaguardia del territorio, soprattutto della costa e del suo mare. Questo ordine del giorno è l'espressione del senso civico, che è nel DNA della lista civica Renata Tosi, di noi riccionesi, dei partiti che completano la maggioranza e che si arricchisce di quello delle altre forze politiche, e non da ultime di quello delle associazioni di categoria che assieme a tutti noi lo hanno voluto. Il senso di unità ci darà la forza necessaria a contrastare proposte di questo tipo da una parte e a promuovere alternative costruttive e realizzabili, nell'assoluto rispetto del nostro territorio dall'altra. Grazie mille. Grazie consigliere Frisotti. Si è prenotato il consigliere Bedina e l'intervento principale, consigliere? Sì, presidente, grazie. Prego. Allora, innanzitutto vorrei ringraziare il presidente della cooperativa Bagnini, Diego Casadei, per la sua relazione, anche perché oggi partecipa a nome di tutte le categorie della città, della nostra città, che ancora una volta si presentano unite davanti a noi chiedendo una presa di posizione ferma, decisa e soprattutto compatta su un tema veramente importante, sia dal punto ambientale, d'immagine e anche economico, ovvero la creazione di questo parco eolico offshore. Tutte le fortissime preoccupazioni in merito al colossale progetto e ai relativi dati derivanti dalle analisi effettuate in tutti questi anni sono qui rappresentate nell'ordine del giorno appena letto, che incanala anche tutti i dubbi e le paure che le associazioni di categoria vogliono esprimere in questa pubblica assemblea. Infatti, i risultati scaturiti dagli studi, che ricordo essere stati realizzati al fine di poter qualificare lo spazio di mare davanti a Riccione, sia adatto o meno ad accogliere questo tipo di tecnologia green, lasciano ben poco spazio alla discussione. La posizione geografica, l'intensità media del vento e tanti altri parametri presenti nei tabulati tecnici delineano una grande incompatibilità tra il luogo fisico identificato e la tecnologia stessa. Di per sé si potrebbe anche chiudere qui il discorso, dato che è oggettivo il fatto che il sistema non possa reggersi in piedi. Questa consapevolezza l'avevamo anche già presentata in un consiglio comunale di qualche mese fa come maggioranza, e adesso trova casa anche presso le associazioni di categoria, ma nonostante tutto qualcuno sembra fare orecchie da mercante proseguendo dritto per la propria strada. Per quanto nobile, anche seppur molto strana, possa essere stata la candidatura del nostro territorio ad avere un così grande impianto per la creazione di energia verde, sussistono 59 no tecnici alti 200 metri, oggi 51, ridimensionati al numero di 51, anche se sono un'infinità lo stesso, che non possono semplicemente essere ignorati così, chiudendo gli occhi e facendo finta che sia comunque tutto un brutto sogno, come lo è stato per tante realtà cittadine, simboli del non ascolto della città e dei riccionesi. Ma tornando a noi, chiunque può intuire che il danno di immagine,
di questa mastodontica opera recherà alla linea dell'orizzonte davanti alla nostra regione sarà un danno perpetuo. Ma non solo l'immagine, che va di pari passo ovviamente con l'aspetto economico, anche il danno ambientale rappresenta una grossa fetta del problema. Infatti, se potessimo per un secondo identificare mentalmente il disastro che l'ecosistema marino potrebbe avere con la creazione di quest'opera, saremmo tutti quanti riluttanti nell'avallarlo. Questi 51 pali andrebbero ad incrinare in maniera irreversibile l'equilibrio naturale della fauna e della flora marina del nostro mare, causandone degli sconquassi letali che occorrerebbero decenni prima che la situazione possa ribilanciarsi. Ma come? Ci indigniamo giustamente per l'insensibilità e l'inciviltà di molte persone che buttano una bottiglia di plastica in mare, piuttosto che per il degrado creatosi con l'abbandono dei rifiuti per strada, mentre invece si è disposti ad approvare questa distruzione obtorto collo, mi verrebbe da dire, solo per la consolazione di avere una coscienza pulita, avendo temperato all'imperativo di avere dell'energia rinnovabile? Ebbene, per me la risposta ovviamente è no, perché più volte ho rappresentato a tutti voi che chi vi parla crede fermamente in un futuro fatto di energia derivante da fonti rinnovabili, ma un conto è cercare che l'idea possa concretizzarsi nel rispetto di tutte le variabili in gioco, un'altra invece è deturpare il territorio. Come puoi salvare l'ambiente mentre lo distruggi? Questo mi sembra un paradosso veramente molto grande. Ci sono tante opzioni per ottemperare alla richiesta di produzione di energia da fonti rinnovabili. Personalmente opto verso il fotovoltaico e il termico solare, che possa piacere o non piacere, questo non lo metto in dubbio, perché non è la stessa cosa sia dal punto di vista della resa che dei costi, ma di tutti i costi. Sicuramente però risulta essere una tra le più valide alternative che il nostro territorio possa adottare, senza dover essere spaventosamente invasiva come ad esempio un parco eolico offshore. Per finire comunque, come Lega, confermiamo il nostro convinto supporto a questo ordine del giorno presentato, perché siamo convinti che questo parco eolico non sa da fare. Ma siamo compiaciuti, anzi dovremmo essere tutti quanti compiaciuti, del fatto che ancora una volta sottoscriviamo tutti assieme, noi forze di maggioranza, insieme ai colleghi delle minoranze, un ordine del giorno che va nell'interesse della città e per il bene di tutti i riccionesi. Lo abbiamo fatto più volte nel passato, dalle forti perplessità causate dall'allungamento del molo di Cattolica, all'ospedale, alla plastica in mare, al commercio. Concludo quindi auspicando che questo ordine del giorno serva anche da ulteriore sirena a chi non ha ancora capito o non vuole capire che adesso, in questo momento storico, tutta Riccione non si piega. Grazie. Grazie consigliere Bedina. Consigliere Imola, è l'intervento principale? Sì, presidente, grazie. Prego, 10 minuti. Allora, rivolgo un ringraziamento al presidente della cooperativa Bagnini, Diego Casadei, e da tutte le cooperative che hanno stilato e presentato, poi condiviso anche da noi, questo ordine del giorno. Si era già parlato in Consiglio Comunale, diciamo, del progetto relativo appunto a questo eolico offshore, e eravamo già intervenuti sia come gruppo consigliare che io in prima persona, facendo una sorta di analisi tecnica sul progetto e su quello che era stato l'iter. In particolare, non voglio dilungarmi molto, ci tengo a far notare che chiaramente, come penso tutti presenti qui, siamo favorevoli al passaggio da fonti fossili a fonti rinnovabili, in linea poi con quello che ci dice la Comunità Europea e non solo. E siamo consapevoli anche che la provincia di Rimini sia una provincia energivora e che la quantità di energia autoprodotta attualmente non sia ad un livello idoneo con le aspettative e le previsioni appunto che l'Europa fece a suo tempo, e siamo consapevoli che il consumo preponderante di energia nella nostra provincia avviene durante la stagione estiva. Questa premessa per dire che l'installazione di fonti di energia rinnovabile per le caratteristiche della provincia più idonee sarebbero i sistemi fotovoltaici,
per due motivi. Il primo, già citato, che la nostra provincia ha principalmente consumi nella stagione estiva. Il secondo aspetto è che il fotovoltaico rispetto ad un sistema offshore, un eolico offshore, produce energia sul posto, senza dissipazione di energie elettriche, campi magnetici indotti, eccetera, eccetera, chi più ne metta. Questa è la premessa. Vado poi a quello che è avvenuto negli anni, ovvero mi preme richiamare una parte dell'ordine del giorno presentato, ovvero le considerazioni dell'ingegner Jörg Schweitzer dell'Università di Bologna, che erano allegate al PARFER, ovvero il piano di azione provinciale per promuovere il risparmio energetico e le fonti energetiche rinnovabili, redatto dalla provincia di Rimini nel maggio 2012 e votato all'unanimità dal Consiglio provinciale. Questa analisi dell'ingegnere, come ha anticipato Diego Casadei, fa riferimento in particolare a dei rilievi effettuati su del sito di Azalea con l'anemometro, e in particolare si nota come la velocità media è attorno ai 5,7 metri al secondo, però è una media, addirittura è una media puntuale, non è una media pesata. Se si va a fare la media pesata dei tempi, risulta ancora una velocità inferiore. E una cosa che non cita questa analisi, che diciamo le conclusioni dell'analisi, è che oltre ad essere una media molto bassa rispetto alle medie minime che garantiscono una convenienza elettrica, l'andamento della velocità è fluttuante. Questo è quasi molto più dannoso per quanto riguarda la produzione di energia dalle turbine eoliche, in quanto se si va al di sotto della velocità definita cut-in wind speed, ovvero la velocità minima di funzionamento delle pale eoliche, i generatori non producono potenza. E come ha citato sempre Casadei nella sua esposizione, quella velocità è attorno ai 3,5 metri al secondo, quindi noi abbiamo per una gran parte delle ore giorno e dei giorni anno questa velocità al di sotto di questo valore. Pertanto non avremo produzione di energia elettrica. Tutta questa breve premessa per poi arrivare alla conclusione. La conclusione, che secondo me è ben riassunta nella sintesi fatta dal presidente della provincia Santi alla commissione consiliare della regione Emilia-Romagna ed indicata poi, diciamo, non molto diversa da quella che è la sintesi dell'ordine del giorno presentato dalla categoria da noi condiviso, è che il problema relativo allo sviluppo delle energie rinnovabili esiste ed è una priorità assoluta sia nostra, che deve essere una priorità assoluta di tutta la provincia, di tutte le forze, di tutte le categorie. Va ricercata la risposta nell'innovazione tecnologica, nello sviluppo delle fonti di energia rinnovabile come lo stesso eolico, fotovoltaico, idroelettrico e anche quello legato alla potenza delle onde, come ha citato Casadei. Però il progetto presentato da Wind 2020, così come è stato presentato e soprattutto in una porzione, in un'area dove il vento non è sufficiente da garantire un rendimento minimo sostenibile, va scartato. Contiene fortissime altre controindicazioni che non sono mia materia, quindi non vado ad elencarle, sono già presenti nell'ordine del giorno, però è un progetto che non ha sostenibilità tecnica. E oltretutto, in questa sintesi, il presidente Santi afferma che la normativa nazionale
non consente, come ben noto, una ricaduta diretta dei benefici sul territorio. Quindi il territorio, oltre ad avere un impatto ambientale forte, non avrà alcun tipo di ricaduta in termini energetici. Quindi, in conclusione, Santi precisa che la Commissione si è esposta per uscire dall'impasse ed ha lanciato sul territorio una proposta di procedere alla redazione di un piano energetico locale con un profilo minimo di scala provinciale, al quale invito tutti voi, tutti noi a partecipare attraverso la costruzione di un tavolo per il Green New Deal locale che incroci anche i lavori del tavolo regionale per il lavoro e per il clima. Perché come anticipato sempre dall'ordine del giorno, in generale, ma per impianti superiori a un determinato numero di kilowatt, i riferimenti da prendere sono appunto di scala regionale. Quindi qui concludo nel condividere appunto l'ordine del giorno proposto, che voteremo chiaramente favorevolmente, quindi faccio anche la dichiarazione di voto, l'anticipo, e invito tutti, comprese le categorie, a lavorare di pari passo con le forze politiche qui presenti e anche con gli organismi provinciali e regionali ad una stesura di un piano energetico locale consono alla provincia e alla sua vocazione turistica, consono però anche alla riduzione dell'utilizzo di fonti non rinnovabili per la produzione di energia. Grazie. Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Consigliere Pullet, non ce la fa a scrivere. Se inizio a scrivere ci metto 35 minuti, quindi è meglio che guardi il mio dito di tanto. Prego, l'intervento principale? Sì, Presidente, l'intervento principale. Io credo che al di là di ogni valutazione di merito tecnico, oggi il passo più importante che noi dobbiamo sottolineare è il fatto che probabilmente si arriverà, visto che l'ordine del giorno è stato sottoscritto da tutti i gruppi consiliari, si arriverà ad una decisione ancora unanime del Consiglio Comunale. È una cosa che succede poche volte, ma è una cosa che a volte succede, e succede proprio negli argomenti più delicati e più importanti, e succede soprattutto su di un ordine del giorno oggi che è presentato dalle nostre associazioni di categoria, nostre nel senso della città. Ci sono dietro le parole del presidente Casadei tutte le associazioni di categorie che si sono allineate, che hanno immaginato e pensato insieme questo ordine del giorno. E questo è importante e fondamentale, perché significa che una città, quando ha delle priorità e quando vede che le sue priorità sono messe in discussione da un qualcosa di esterno, da un qualcosa di oscuro e da un qualcosa di poco chiaro nel senso di un intervento sicuramente devastante dal punto di vista turistico, dal punto di vista ambientale, ecco che allora le forze insieme si stringono e le categorie si avvicinano alla politica e tutti e due si riesce a parlare con un'unica lingua, che è la lingua dell'intelligenza ed è la lingua che i riccionesi conoscono bene. E quindi un grazie va dato alle associazioni di categoria, come ho già detto, ma un grazie sincero va anche dato a tutte quelle forze politiche con cui ci troviamo quotidianamente, avete visto anche prima, a combattere, a litigare, ma che invece va dato atto in giornate come queste che nel momento in cui si arrivi a una decisione condivisa, questo è un bene per la città, assolutamente. Nel merito, noi già nel precedente Consiglio Comunale abbiamo avuto un intervento molto diretto, senza se e senza ma. È impossibile immaginare
quello che vorrebbero chiamare un parco eolico, ma togliete il termine parco, non c'entra niente con un parco. Sono 51 mostri aerogeneratori messi sul mare che andrebbero a deturpare completamente l'orizzonte, che andrebbero a deturpare completamente quella che è la nostra immagine di cartolina, quella che è quello che è il fondamento del nostro turismo. Hanno già detto bene gli interventi precedenti e anche lo stesso ordine del giorno. Dove sono fatti i parchi eolici? Sono fatti innanzitutto, sembra molto semplice, ma qui no, sembra che semplice non ci sia nulla. Vengono fatti dove c'è vento. E nel nostro mare non c'è il vento sufficiente per un parco eolico. Vengono poi fatti lontani dalle coste, veramente offshore. Non è offshore un parco eolico che è a 10 km dalle coste. E soprattutto vengono fatti in posti dove la realtà industriale non è una realtà turistica. Non esiste al mondo un posto in cui vengano creati 59 aerogeneratori o 51 aerogeneratori davanti all'ambiente turistico di mare più importante d'Europa. Perché noi qui ce l'abbiamo un parco, è il parco turistico. Noi siamo sempre stati da anni, da decenni, la realtà turistica polo di tutta Europa. E non proprio qui. Metteteli gli aerogeneratori in posti dove c'è più vento e dove c'è meno turismo. E allora sì che noi saremo favorevoli. È ovvio, nessuno dice che noi siamo contro l'eolico o che siamo contro le energie rinnovabili. Assolutamente, noi siamo a favore. Ma tutte queste devono essere fatte con intelligenza e soprattutto non sopra la testa dei cittadini. Quello che oggi il Consiglio Comunale vuole dare come immagine, come idea e come scritto, e anche alle osservazioni che verranno presentate, è proprio questo. Noi tutti siamo insieme, sinistra, destra, categorie, chi non si qualifica politicamente, associazioni, comitati, tutti insieme con un'unica voce a dire il parco eolico qui non va fatto. Questa è la realtà. E quindi, Presidente Casadei, ancora grazie per essere intervenuto e per aver spiegato la vostra visione, vostra di tutte le associazioni che oggi qui ci sta rappresentando, e grazie anche di questa voglia di essere vicino alla politica, perché voi avete bisogno di noi politica, ma noi abbiamo assolutamente bisogno delle categorie per un confronto che deve essere sempre sano, costruttivo e sereno. E oggi è sano, costruttivo e sereno nel prendere una posizione chiara, netta, forte, decisa e dire no al parco eolico. Grazie a tutti. Grazie consigliere Pullet. Si è prenotato il consigliere Del Bianco. Consigliere Del Bianco, l'intervento principale? Sì, l'intervento principale. Sì, intanto ringrazio anch'io chiaramente il relatore che ha esposto la pratica, ringrazio Diego Casadei, ringrazio le associazioni di categoria, datoriali, corpi intermedi e tutte le persone che si sono spese per produrre questo documento, molto esaustivo, ed è opportuno che sia presentato così, perché quando si trattano argomenti squisitamente tecnici, o meglio, che hanno della parte tecnica un elemento fondante importante, serve che chi li esponga poi dia la possibilità a tutti, insomma, di conoscere quelle che sono le realtà, perché i numeri sono numeri. Possono piacere o no. E questo lo dico perché nel passaggio che ci fu in Consiglio Comunale qualche mese fa, dove si iniziò a trattare questo tema, proprio io presi la parola come esponente di Regione Civica per invocare esattamente questo, invocare la presentazione di dati, invocare chiaramente una disamina più tecnica possibile, perché era evidente una cosa, e qui faccio una premessa,
era evidente che non si poteva affrontare quel tema, questo tema in quella maniera, al di là di quelle che sono le volontà e al di là di quelle che sono, quelli che sono i gradimenti di ognuno. Siccome qui si parla di una grande opera realizzata da un privato che però ha un impatto ambientale che va verificato, andava verificato, andava ponderato, andava approfondito da un punto di vista tecnico, ambientale e paesaggistico, mi rallegro del fatto che, perché questa è la mia personale opinione, le evidenze dei dati siano a sfavore di questo intervento, perché come dissi nella tarda primavera scorsa, difficilmente avremmo trovato forse dei riccionesi o comunque dei turisti o comunque degli abitanti del nostro territorio favorevoli a io usai queste parole, allo scempio della nostra skyline, per essere chiari, del nostro orizzonte. Quindi è del tutto evidente che se questo impianto estremamente importante, estremamente invasivo, addirittura non lo è nemmeno tecnicamente efficace, perché la relazione che ci ha letto il gentile Diego Casadei esprime con numeri, fatti concreti questa situazione, a questo punto siamo tutti convinti nel portare avanti questo ordine del giorno che noi come Regione Civica abbiamo firmato molto volentieri insieme alla maggioranza, per dimostrare che in questo modo il territorio, Riccione, le forze politiche, le forze economiche, i cittadini sono perfettamente allineati e convinti a dire un secco no a questa realizzazione. Questo ci tenevo a puntualizzarlo perché all'epoca noi votammo, credo, saggiamente astensione, perché chiedevamo proprio un ulteriore approfondimento, che evidentemente è arrivato, e quindi ben volentieri faccio questa nota, questo appunto, proprio perché è opportuno che le scelte strategiche importanti e impattanti, oggi parliamo del parco eolico, domani potremmo parlare di altre infrastrutture, terrene o marine, non importa, debbano essere affrontate in modo scientifico e programmatico. Cioè si fa un'analisi, si guardano i dati, si fa una valutazione, poi serenamente con la tavola, diciamo così, apparecchiata degli elementi fondanti, si prende una decisione. Questo ci tenevo a dirlo come nota, puntualità, puntualizzante di quella che è la posizione di Regione Civica. Grazie. Scusate, ma avevo cliccato una cosa che mi ha aperto un'altra finestra. Grazie consigliere Del Bianco. Grazie per stato il consigliere Testa. Consigliere, prego, è l'intervento principale? Sì. 10 minuti. Allora, non mi dilungo ulteriormente, visto e considerato che l'ordine del giorno presentato da Diego Casadei in rappresentanza di tutte le categorie e le associazioni di Riccione è stato assolutamente esaustivo e ben illustrato, e che anche io ci tengo assolutamente a ringraziare sia Diego che tutte le categorie e le associazioni che hanno partecipato alla stesura e alla proposizione di quest'ordine del giorno. Anzi, ci tengo a sottolineare, perché penso sia una cosa molto bella, quindi rimarco, sottolineo, evidenzio a gran voce, che la proposizione dell'ordine del giorno è stata proprio voluta dalla città di Riccione, dalle sue categorie, dalle sue associazioni, quindi non solo dall'amministrazione, ma dalla città tutta, che convintamente dice no alla realizzazione del parco eolico offshore. Dopodiché, diciamo che non mi dilungo nel tecnico, perché è stato già detto abbastanza in maniera molto compiuta ed esaustiva. Posso dire chiaramente, sembrerà scontato, ma il paesaggio non deve in alcun modo venire deturpato, ma è necessario, anzi, che venga sempre salvaguardato. A maggior ragione in una città come Riccione, che vive assolutamente di turismo marittimo. Tra l'altro ne approfitto
perché ieri è arrivata in comune, quindi in data 25 novembre, la relazione che ha oggetto le osservazioni presentate dall'Associazione di Promozione Sociale Basta Plastica in Mare Network, che tra l'altro dà parere nettamente negativo al rilascio della concessione demaniale e dell'autorizzazione unica alla società Energia Wind 2020 SRL. È molto importante perché è bene che comunque continuino ad arrivare delle osservazioni negative al fine di non realizzare questo progetto, anzi la relazione, specifico che in maniera riassuntiva, precisa che la concessione presenterebbe diversi punti di conflitto con l'ecosistema marino, che non è assolutamente un progetto ecosostenibile, e tra l'altro che la totalità dello specchio di mare sarà interdetto dalla navigazione, che non è chiaramente cosa da poco, ripeto, per una città che vive di turismo marittimo. Da ultimo vorrei precisare che se da un lato trovo assolutamente legittimo che una società privata voglia trarre profitto, come giusto che sia, da un progetto, dall'altro trovo altrettanto legittimo che un'amministrazione in rappresentanza e in tutela della propria città si opponga a questo progetto con tutti i mezzi che ha a sua disposizione. Anzi, colgo questa occasione per approfittare ad invitare i comuni limitrofi a fare lo stesso. Vorrei chiudere con un'affermazione fatta da uno dei progettisti dell'impianto eolico offshore nel corso di un'iniziativa pubblica organizzata dal comune di Cattolica. Costui dice: l'abbiamo localizzato lì perché era l'unico posto libero ad altri usi e divieti. Non è questa una buona giustificazione, chiaramente, per deturpare il paesaggio, che da sempre rappresenta una componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni. Quindi, per chiudere in maniera carina, mi va di citare una frase di Frida Kahlo, o meglio di deturpare, in questo caso la deturpo io, una frase che dice: noi ancora vogliamo vedere orizzonti dove voi disegnate confini. Grazie. Grazie consigliere Testa. Se ne è parlato il consigliere Gobbi. Prego consigliere, 5 minuti. Sì, grazie presidente. Ho giusto qualche considerazione perché devo dire che gli interventi che mi hanno preceduto sono stati esaustivi. Mi piace particolarmente il tono di questo dibattito, che finalmente lo vedo costruttivo e serio. L'esposizione dell'ordine del giorno di Diego Casadei è totalmente condivisibile. Guardate, mi piace molto il passaggio nella quale si fa oggetto proprio del fatto che quest'ordine del giorno intanto ovviamente riunisce tutto un po' il mondo economico, no? Cittadino, e d'altra parte si sgombra il campo dall'equivoco fondamentale, secondo me, nel quale ovviamente non è che la comunità riccionese è contro le energie rinnovabili, bensì è contro i progetti che non producono benefici sul territorio, ma piuttosto lasciano perplessi in quanto a impatti negativi. Per cui mi è risultato personalmente immediatamente facile aderire a questo ordine del giorno, che condivido in pieno, anche perché penso e ritengo che un amministratore responsabile sia quello che guarda con longevità e a lunga scadenza al futuro della propria comunità. E allora, da questo punto di vista, è chiaro che noi non ci possiamo sottrarre a quella che è una transizione energetica che dobbiamo e dovremo fare. E su questo, anzi, credo che dobbiamo giocare un ruolo da protagonisti, perché la green economy avrà anche dei benefici e dei risultati, secondo me, molto positivi di ricaduta anche proprio sulla nostra comunità turistica. Quindi credo che sia una partita, una sfida che ci attende, che noi dobbiamo giocare da attori protagonisti come territorio provinciale. E d'altro canto, però, un amministratore responsabile non può certo avallare il primo progetto che gli viene presentato da una società privata, che per carità ha tutto i diritti per farlo, ma io credo che debba fare delle valutazioni molto attente, e credo che in questo caso non ci siano assolutamente le condizioni per poter avallare questo tipo di progetto.
Tra l'altro, poi apro una parentesi, a me hanno sempre appassionato anche lo studio delle energie alternative. Io credo che in questo territorio, oltre sì al fotovoltaico, che comunque sia, oramai è già qualche anno che c'è, credo che lo sfruttamento del moto delle maree sia, avevo anche letto uno studio di alcuni privati che avevano fatto anni fa un progetto analogo, possa essere una strada percorribile, che dà la possibilità da un lato di rendere finalmente anche sufficientemente autonomo questo territorio, che è vero, d'estate comunque è molto energivoro, e dall'altro preserva quella che è la nostra, il nostro habitat naturale, la nostra maggiore fonte di ricchezza, che è il nostro territorio, il nostro skyline, che ovviamente non può essere deturbato né tantomeno compromesso da qualsivoglia progetto che arriva. Per cui assolutamente positivo all'ordine del giorno, assolutamente bella e piacevole, quindi condivisibile questa unità di intenti, per fare in modo che comunque Riccione sappia difendere anche in questa maniera, in maniera importante, in maniera condivisa, i propri interessi e le proprie necessità. Per cui ribadisco quello che è già stato detto, il voto mio e del mio gruppo è favorevole. Grazie consigliere Gobbi, ci sono altri interventi? Non essendoci altri interventi, cedo la parola al sindaco, che forse vorrà dire qualcosa. Sì, io voglio fare un intervento, non sarà un intervento lungo, però è un intervento che parte dall'assunto che vi dico di essere particolarmente orgogliosa di vedere un consesso politico così importante essere unito e compatto di fronte alla, appunto, chiamata della città attraverso le associazioni di categoria. Siamo una comunità molto ricca e la ricchezza per l'appunto è data da questo altissimo senso civico di rendersi immediatamente disponibili e pronti a quella che è la chiamata delle categorie economiche, quindi della parte economica più importante della nostra città. Quindi Diego, ringrazio te e ti prego, porta i nostri ringraziamenti e anche questa bella rappresentazione di un consesso comunale unito alle altre categorie economiche, perché credo che in questo ordine del giorno, in questo momento, c'è stata una grande prova di quanto è alto il senso della politica quando le persone, per l'appunto, che lo rappresentano, hanno questo spessore, questa levatezza e per l'appunto questa ricchezza. Io credo che sia forte la nostra unione di società civile e di economia della città di Riccione, e quindi forte sarà il nostro no alla presentazione già domani stesso delle osservazioni che vengono richieste per la conferenza dei servizi, e altrettanto sarà grosso e importante e forte il nostro no al momento della conferenza dei servizi su un progetto che abbiamo tutti declinato nella parte tecnica e che per l'appunto svilisce l'importanza dell'energia sostenibile quando va in fregio ad una comunità, alla sua città e all'ambiente in cui essa vive. Grazie veramente a tutti. Grazie signor sindaco. A questo punto ci sono dichiarazioni di voto? Vuole concludere signor Casadei oppure proseguiamo con la votazione? Io ringrazio semplicemente tutti voi, e mio a nome di tutte le associazioni e di tutti i miei colleghi firmatari. Chiaramente non posso far altro che condividere questa condivisione, scusatemi, gioco di parole, della città intera nei confronti di questo problema. Ed è ovvio, come tutti voi avete detto, che su certi argomenti fare squadra tutti assieme. Grazie e buona serata a tutti. Grazie a lei.
A questo punto lascio la parola al segretario comunale per l'appello per la votazione. Allora, Andruccioli. Favorevole. Angelini. Favorevole. Melina. Favorevole. Boschetti. Favorevole. Carbonari. Non ce l'abbiamo più. Abbiamo perso la Carbonari. Andiamo avanti, è uscita la Carbonari. Conti. Favorevole. Del Bianco. Favorevole. Frisotti. Favorevole. Galassi. Favorevole. Gambetti. Favorevole. Gobbi. Favorevole. Imola. Favorevole. Maiolino. Favorevole. Mussoni. Favorevole. Pellegrino. Favorevole. Favorevole. Ragni. Favorevole. Ricci. Favorevole. Rosati. Favorevole. Testa. Favorevole. Conti. Favorevole. Tosi. Favorevole. Bandi. Favorevole. La Carbonari rimane assente, allora niente, abbiamo quindi concluso con la votazione. La 22 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto, l'ordine del giorno è stato approvato all'unanimità dal Consiglio Comunale. Un applauso a tutti voi. Non essendo più altre pratiche all'ordine del giorno, dichiaro chiusa la seduta alle ore 22.05. Buonanotte a tutti. Buonanotte. 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 Buonanotte.